Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che anche quest'oggi vi terrà compagnia fino alle 14.30 con tutte le notizie della giornata, gli aggiornamenti di cronaca e poi gli approfondimenti di quelli che sono i temi di maggiore attualità. Parleremo naturalmente della novità odierna, quindi dell'entrata in vigore a partire da oggi, martedì 1 febbraio, dell'obbligo di utilizzo del Green Pass per poter accedere ai negozi, così come agli uffici comunali, agli uffici postali e alle banche. Ci collegheremo con varie città del Veneto per vedere come sta andando, ma poi torneremo anche sul drammatico incidente che si è verificato domenica sera sulla A28, costato la vita a due giovani donne, due cugine, una mamma di due bimbe piccole. Poi naturalmente torneremo anche sul Covid con gli aggiornamenti relativi all'andamento del contagio nel nostro territorio, ma anche sulla cultura, perché sono due le città venete, Chioggia e Vicenza, che ieri sono arrivate nella rosa delle città finaliste a Capitale della Cultura del 2024. Parleremo poi delle discoteche che potranno riaprire a partire dall'11 febbraio, secondo quanto deciso ieri nel Consiglio dei Ministri. E per parlare proprio di questo vedo che si è collegato, e lo ringrazio per essere con noi, il ministro Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Ecco, allora, dicevamo, ieri c'è stato Consiglio dei Ministri, il primo dopo l'elezione del Capo dello Stato, l'elezione di Sergio Mattarella. Innanzitutto, quali decisioni sono state prese e quali rinviate al prossimo? Beh, intanto abbiamo ripreso le attività del Consiglio dei Ministri dopo, diciamo, i momenti dell'elezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Credo che importanti sono state le parole da parte del Presidente Draghi, appunto, ha affermato su un'indicazione di una percentuale molto importante per il nostro Paese, che è l'aumento al 6,5% del PIL nell'anno 2021. Diciamo che non si vedeva di questo tipo, seppur chiaramente è un forte rimbalzo rispetto all'anno precedente, dal 1976. Quindi questo chiaramente è un segnale importante e si prevede per il 2022 una crescita del 4%. Chiaramente con tutte quante le difficoltà legate anche al Covid e legate all'aumento dei prezzi di gas e di energia in generale, su cui abbiamo già fatto, prima appunto della partita del Quirinale, un decreto con ulteriori miliardi di euro per riuscire a poter diminuire le bollette. Un altro tema appunto trattato riguarda chiaramente il Covid. Ci sono dei segnali, seppur ancora timidi, di un miglioramento della curva. Siamo scesi per la prima volta con la RT, la famosa RT, sotto il valore di 1, quindi c'è un passo indietro nei confronti della malattia, si vede anche dai dati nazionali. Rimane ancora tutt'oggi un aumento, un numero di morti nel nostro paese molto vicino ai 300 morti giornalieri, quindi vi sono persone che stanno ancora soffrendo in questo momento, ma chiaramente noi nella giornata di mercoledì dovremmo iniziare a fare, diciamo, un percorso con una verifica delle norme, in particolare quelle sulle scuole, che sono particolarmente problematiche per quanto riguarda appunto le indicazioni che vengono anche dalle famiglie, quindi è un ascolto vicino al territorio nostro. Ecco, Ministro, che clima si è respirato ieri in Consiglio dei Ministri? C'è chi ha parlato, leggevo insomma sulla stampa questa mattina, di un clima piuttosto, diciamo, teso, comunque una sorta di resa dei conti dopo lo stop alle ambizioni quirinalizie del Presidente Draghi? Ma guardate, diciamo che è stata una partita, quella per l'elezione del Capo dello Stato, in cui si sono affrontate, insomma, varie nomi, in cui nessuno aveva una maggioranza, né il centrodestra né la parte progressista, e in più c'era una maggioranza di governo che andava assolutamente salvaguardata, perché da questo governo, con il lavoro fatto dal Presidente Draghi, dipendono, insomma, gli sviluppi del PNRR, e le prossime riforme che devono essere fatte, i 102 obiettivi
obiettivi per il 2022 e i soldi che ne derivano, perché sono quasi 50 miliardi di euro quest'anno e quindi sono risorse importantissime che si iniziano a vedere con i bandi che vengono fatti da comuni, da regioni e a livello nazionale con i tanti progetti che vengono condivisi. Chiaramente ieri è stato un momento in cui si è voluto di nuovo fare squadra, il Presidente del Consiglio ha salutato ogni singolo ministro e poi ha chiesto a tutti quanti di poter entro le prossime 48 ore, quindi entro appunto mercoledì, nel prossimo Consiglio dei Ministri, di identificare tutti gli obiettivi del PNRR nel 2022. E quindi anch'io stesso questa mattina ho fatto le verifiche con le attività parlamentari legate al PNRR, chiamandomi il Presidente della Commissione, chiamandomi i miei collaboratori per avere una verifica corretta ed essere pronti a rilanciare immediatamente il nostro Paese, perché quello che è venuto fuori, insomma, anche con la prosecuzione, io ringrazio il Presidente Mattarella di averci permesso di poter ancora una volta avere la sua figura istituzionale al servizio del nostro Paese. Il nostro compito in questo momento è dare continuità e forza al governo e chiudere il 2022 con tutti gli obiettivi ancora una volta raggiunti e con le risorse che devono essere messe a terra nel 2022. Ecco, perché insomma il tempo stringe, lo sappiamo, no? E la posta in palio è davvero molto elevata per il nostro Paese. Una prima tranche, no? Se non sbaglio, sono 24 miliardi, no? che devono arrivare dall'Europa. Quindi è chiaro che la corsa per le riforme deve procedere anche piuttosto spedita, diciamo. Secondo lei quanto è successo per il Quirinale e le fratture che abbiamo visto, insomma, che ci sono state nei partiti, in qualche maniera possono ostacolare tutto ciò o il Presidente del Consiglio avrà la strada più libera per imporre quella che è la sua linea, diciamo, di guida di questa riforma indispensabile per poter poi appunto accedere a questi fondi? Io credo che sarebbe un errore gravissimo da parte dei partiti politici, da parte dei leader politici, mettere il bastone fra le ruote, diciamo, all'attività del nostro Paese, di fatto, non è soltanto l'attività del governo. Quindi credo che vi sarà l'intenzione da parte di tutti di poter proseguire al meglio. Io posso parlare per il mio movimento, il Movimento 5 Stelle, il quale ha dato l'indicazione che il governo deve andare avanti con tutta la forza a sua disposizione, cercando di utilizzare questo anno che ci manca alle prossime elezioni e questa maggioranza che è molto molto ampia per riuscire a fare tutti quei passi in avanti che non si sono fatti mai precedentemente. E ripeto, la nostra forza politica, il Movimento 5 Stelle, è con Giuseppe Conte, il promotore del PNRR, conquistato con tutte le difficoltà che voi ormai conoscete in Europa nel 2020, a luglio del 2020, e che ha bisogno di addirittura 5-6 anni da qui al 2026 per veder sviluppati tutti quanti i progetti e veder realizzate le opere. Guardate, non abbiamo mica tempo, questo è il momento di poter fare un grande balzo per il nostro Paese senza fermarsi qualche problematica che è nata all'interno dell'elezione del Presidente della Repubblica, ma che fortunatamente i partiti poi alla fine con i parlamentari hanno condiviso che l'attuale situazione con il Presidente Draghi, con il Presidente Mattarella, è quella che ci permette di poter dare continuità al lavoro e poter gestire il PNRR con tutte le riforme collegate, perché quando noi pensiamo alla riforma degli appalti, alla riforma del fisco, alla riforma della concorrenza, alla riforma che abbiamo fatto, ma devono essere ancora compilati i decreti legislativi per la riforma del penale, la riforma del civile, insomma, guardate che è una serie di modifiche che daranno veramente uno slancio enorme al nostro Paese, che vanno anche oltre agli investimenti, seppur veramente 235 miliardi di euro, che è appunto il conto totale del PNRR e del fondo aggiuntivo da 30 miliardi di euro. Ecco, non sarà
comunque un compito facile, no, Ministro? Sono riforme su dei temi anche divisivi, diciamo, tra le forze politiche, penso alle pensioni, uno su tutti, la concorrenza, la giustizia. E dopo quello che abbiamo appunto visto in questa settimana di elezione del Capo dello Stato, qualche dubbio, diciamo, qualche timore anche soprattutto, no? Nei cittadini c'è. Immagino che i cittadini abbiano assistito a 6 giorni di grande informazione, anche perché ci hanno seguito passo passo in tutte le giornate delle votazioni. Possiamo anche dirci che sono 6 giorni di votazioni e in qualche maniera di confronto anche duro all'interno delle forze politiche ogni 7 anni, e quindi è un periodo tutto sommato breve. È chiaro che invece l'attesa per arrivare a questi 6 giorni è stata veramente molto molto alta, insomma è durata fin troppo, è stata veramente una lente di ingrandimento su questo passaggio molto importante sotto il profilo istituzionale come non si era mai visto precedentemente. Adesso un po' tutti quanti devono tornare alla normalità, ripeto, il nostro movimento, il Movimento 5 Stelle, ha tutta l'intenzione di continuare e rappresenta 230 parlamentari sui 945 presenti in Parlamento, e abbiamo tutta quanta l'intenzione di svolgere ancora una volta il ruolo di quelli che spingono perché il Paese possa andare avanti. Poi è chiaro, noi possiamo pensare a riforme delle pensioni, possiamo pensare a, diciamo, attività che in qualche maniera possono essere divisive, però possiamo anche ragionare sul fatto che il nostro Paese possa abbattere la percentuale di disoccupazione in tutte le aree, e che oggi è oltre il 9%, e ragionare sul fare di avere un contesto di disoccupazione del 3-4%. Guardate che vuol dire milioni di persone che lavorano. Possiamo ragionare che al termine del 2026 possiamo finalmente vedere i nostri ragazzi che tornano dall'estero trovando un lavoro in grado di poter dare veramente la possibilità di mettere su famiglia e di vivere nel nostro paese. Sono tantissimi i nostri giovani con grandissime capacità che si trovano all'estero adesso. Su questi termini va ragionato un paese. Il nostro è un paese bellissimo, con delle capacità enormi, e che diamo segnali. Guardando, io insomma mi leggo il mattino, il primo giornale che mi leggo sono, diciamo, giornali che riguardano il Veneto, e vedo la volontà e la forza delle nostre aziende di avere una fortissima manifattura, che non è soltanto manifattura del fare tante cose, ma di fare cose intelligenti con grandissima ricerca all'interno, che vanno esportate e che portano il nostro Made in Italy ovunque nel mondo, rafforzandole anche sotto il profilo finanziario. Ebbene, ci sono tutte le possibilità di poter crescere e di avere un grandissimo sviluppo per il nostro paese, facendone un paese esempio in tutto il mondo. È chiaro che non basta la volontà del Movimento 5 Stelle, ma insomma ci vuole la volontà di tutti quanti i partiti politici. Quando parlo con i colleghi ministri di tutte quante le forze, con i sottosegretari, con i capigruppi di aula, con i parlamentari, c'è questa volontà. Dobbiamo assolutamente non minare questa attività importante fatta fino ad oggi, ma anzi dobbiamo rilanciare, dimostrando ancora una volta che si può anche litigare in certi momenti, ma poi quando è ora di fare le cose si fanno insieme. Ecco, diciamo che però i partiti politici proprio in quest'ultima settimana non è che abbiano dato prova di grandissima coerenza, anche vorrei dire, no, Ministro? E la cittadinanza lo sta sottolineando più volte in questi giorni, pur naturalmente ringraziando il Presidente Mattarella per avere rinnovato questa sua disponibilità, nonostante insomma più volte avesse invitato la politica a fare la sua parte e a scegliere diversamente. Guardate, i numeri erano molto divisi, e forse la prima volta in cui il centrodestra pensava di poter avere un suo nome. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo ricercato per la prima volta di poter avere una donna al Quirinale. Altre forze politiche hanno cercato, diciamo, degli esponenti che hanno una lunga tradizione parlamentare. Tutti avevano, diciamo, una loro linea, un loro pensiero. Diciamo che fino a domenica sera vi è stato un blocco anche diciamo, per la candidatura di Silvio Berlusconi, che poi è venuta meno all'inizio della settimana scorsa, e quindi, diciamo, finalmente i leader hanno potuto, diciamo, parlare in una maniera diversa e confrontarsi. Io ritengo che alla fine della settimana possiamo finalmente, insomma, dirci che
alcuni leader politici che erano anni probabilmente che non si parlavano, hanno ripreso un discorso. È stato un confronto anche molto, molto duro tra alcune forze politiche, non c'è dubbio. Ci sono stati alcuni errori, secondo me gravi, di strategia da parte di alcune forze politiche, e poi alla fine in qualche maniera si è arrivato a chiedere la continuità del presidente Mattarella, perché questo era l'unica possibilità di poter in maniera molto molto seria e responsabile continuare tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Forse si poteva fare prima, forse si poteva fare in altra maniera, come sapete il passato è il passato e bisogna guardare il futuro imparando dagli errori. Mi auguro che tra qualche anno siamo pronti come paese ad avere la maturità, lo dico come padre di una bambina di 5 anni, di poter dare l'esempio finalmente di avere un Presidente del Consiglio donna o un Presidente della Repubblica donna, ma non perché donna, ma perché figure autorevoli che di fatto hanno fatto un percorso all'interno delle istituzioni che diventa normale considerare anche il nostro paese, come già succede in tanti altri paesi, c'è un riferimento chiaramente a Angela Merkel o ai paesi scandinavi o la tradizione inglese, di poter avere anche noi figure di grande autorevolezza femminile nei più alti luoghi delle istituzioni del nostro paese. Ecco, è sembrato che di strada ce ne sia ancora un po' da fare in Italia per arrivare a questo, ma Ministro, venendo al suo partito, concordo con te, con lei, non saprei darti del tuo del lei, però concordo pienamente, c'è ancora un po' di strada da fare per raggiungere, ma mi auguro che non debba venire la generazione di mia figlia che oggi ha 5 anni per poter fare quel passaggio, ma che si possa arrivare molto molto prima, sarebbe un grande segnale di cambiamento per il nostro paese. Senz'altro. Ecco, ritornando al suo partito, al Movimento 5 Stelle, questa elezione del Presidente della Repubblica ha messo in evidenza due anime ben diverse, ben distinte, direi contrapposte. C'è chi ha parlato anche di scissione. Guardate, è normale che al termine di momenti così difficili ci possano essere delle verifiche all'interno dei singoli partiti, ci saranno un po' ovunque, il movimento li ha messi più sul banco, perché normalmente noi siamo estremamente trasparenti, non nascondiamo nulla, ma non penso che nella Lega le cose vadano meglio, anzi mi sembrano, anche se c'è una ricerca di poter rilanciare su partiti di più ampio visione, mi sembra che il centrodestra ne esca con qualche difficoltà molto più elevata rispetto alla parte progressista. Nel nostro movimento avremo un momento di confronto, lo hanno richiesto sia il Presidente Conte sia Luigi Di Maio, da entrambe le parti, ed è opportuno che in questo confronto si parta da momenti più duri e poi si arriva a comprendere i passaggi necessari per tornare ad essere una forza politica innovatrice, come sempre siamo stati, con una forte unità interna. Poi ripeto, noi siamo un movimento trasparente, se le cose vanno bene si vede, e se le cose hanno qualche problematica si vedono pure quelle, perché non siamo capaci a nascondere le cose, quindi vado fiero anche di questa situazione e delle sue difficoltà, però stiamo lavorando anche in Veneto per fare i passaggi necessari per avvicinarci alle prossime elezioni amministrative per tempo nelle grandi città, e anche di questo ho un profondo orgoglio di tutto il lavoro che viene fatto dai nostri consiglieri comunali, dagli attivisti del Movimento 5 Stelle, e siamo continuamente aperti a poter avere persone della società civile che si avvicinano a noi, perché con noi chiaramente non vi sono barriere, vi sono porte aperte per tutte le persone che hanno voglia di fare del bene per il paese. Ecco, Ministro, dicevamo in apertura di collegamento delle misure che sono state decise ieri nel Consiglio dei Ministri, misure che vanno verso un allentamento di quelle che sono le misure finora adottate per il contenimento del Covid a partire dall'11 di febbraio. No, con il via le mascherine all'aperto in zona bianca, vedremo se poi resteranno ancora le zone a colori delle regioni, la riapertura delle discoteche a partire dall'11 di febbraio, quindi in tempo per consentire di recuperare qualcosa degli incassi perduti per la festa di San Valentino, il 14, e poi della scuola, c'è grande attesa per queste nuove regole che
stanno veramente creando non poche difficoltà a tantissime, veramente tantissime famiglie che sono alle prese in questo periodo con isolamenti, quarantene, automonitoraggi, tamponi di entrata, di uscita, insomma un bel caos. Ma guardate, voi lo chiamate caos in questo momento, sicuramente sono state delle procedure difficili che però hanno portato un aumento delle vaccinazioni molto importante nell'ultimo mese, nel mese di gennaio, quindi con la prima dose, il riferimento alla prima dose, e una fortissima accelerazione della terza dose. Sappiamo ormai per certo dai dati scientifici che avere la terza dose corrisponde ad una barriera di sicurezza. Io stesso che ho avuto il Covid con terza dose, di fatto insomma l'ho superato in maniera molto 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 agevole, seppur con qualche, diciamo, con un raffreddore forte, con quelle conseguenze che si possono avere, ma che fanno insomma tutto quanto rientrare in una certa normalità di una malattia che fino all'altro giorno insomma sembrava effettivamente produrre molti molti più danni. Quindi questo che è sembrato essere insomma in qualche maniera hanno delle procedure che hanno imposto delle difficoltà, hanno avuto insomma il fine di poter aumentare la vaccinazione, che per gli over 12 anni abbiamo raggiunto il 90% di prima dose. Guardate, un dato veramente molto importante per il nostro paese. Oggigiorno, con l'RT che sta diminuendo e con, diciamo, siamo nel mese di febbraio, guardiamo, diciamo, con più vicinanza il mese di marzo, il mese di aprile, insomma in qualche maniera riapre nei confronti della bella stagione, dobbiamo ancora fare uno sforzo comune, continuare con la vaccinazione, ma dall'altra parte cercare di comprendere dove queste norme hanno prodotto troppe restrizioni, troppe difficoltà. Come padre anch'io ne ho condiviso le difficoltà. Tra l'altro mia moglie insegnante me le ha spiegate ogni giorno le difficoltà dei genitori, e riteniamo opportuno insomma che in qualche maniera a partire da mercoledì cerchiamo di poter rimodulare alcune norme in maniera tale da permettere insomma che le attività scolastiche possano continuare, perché una delle cose più importanti insieme alla tenuta aperta delle attività commerciali e le attività produttive del nostro paese, senza effettuare di fatto nessun lockdown è stato fatto. Altri paesi come la Germania hanno fatto lockdown selettivi, il nostro paese non ha fatto lockdown selettivi. Dall'altra parte è chiaramente centrare l'attività scolastica. La scuola è il luogo più importante per i nostri figli. Per quanto possa essere stata importante la DAD, non corrisponde ad un insegnamento in presenza, non ha un valore tale per cui è importante tanto quanto l'insegnamento in presenza, e abbiamo mantenuto aperto le scuole. Adesso l'importante è riuscire a dare una semplificazione anche in virtù del fatto che sono aumentate e di molto appunto le vaccinazioni degli over 12 e quindi insomma dei nostri ragazzi. Quindi insomma da domani sera si dovrebbe sapere esattamente insomma che cosa verrà deciso. Ministro, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento. Grazie. Un saluto, grazie, grazie. E noi ora andiamo a vedere come ci si sta organizzando nei negozi per la novità che appunto è entrata in vigore a partire da questa mattina, ovvero il Green Pass per poter appunto accedere alle strutture commerciali, tutte ad eccezione di servizi essenziali come alimentari, farmacie. Ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con Anna De Roberto e Francesco Ceron, che sono in centro a Treviso. Buongiorno Anna. Ciao Marta, buongiorno, buongiorno a te e ai telespettatori. Allora sì, siamo proprio dentro di un negozio in questo momento, è stato un buon debutto devo dire, io è da questa mattina alle 10 che giro per il centro di Treviso e tantissime vetrine hanno già esibito il cartello per entrare è necessario avere il Green Pass, praticamente tutti i negozi, anche le tabaccherie, anche se un pochino meno di buon grado, dobbiamo ammetterlo, e poi sono stata anche all'interno degli uffici pubblici dove appunto è obbligo di Green Pass a partire da oggi, quindi poste, uffici pubblici, banche e appunto i negozi. Allora siamo al Siletto, pensate, 100 anni di storia per questo negozio nel cuore, nel centro di Treviso, e siamo in compagnia di uno dei titolari, Davide. Buongiorno, buongiorno. Davide. Allora intanto io, Davide, ti chiedo com'è andata questa mattina, come vi siete attrezzati per il controllo del Green Pass? Ma come tutti abbiamo scaricato l'applicazione che ci permette poi di scansionare i vari QR code delle persone semplicemente col nostro cellulare, quindi al lato pratico la cosa è molto semplice.
Per quello che riguarda le persone, tendenzialmente sono già predisposte ad esibirlo, perché chi si è mosso stamattina, sapendo la giornata che lo aspettava, diciamo, si è mosso in modo organizzato. Quindi sostanzialmente persone piuttosto diligenti, noi abbiamo trovato questo, poi ci sono addirittura negozi, magari le grandi catene di distribuzione, che hanno già predisposto qualcuno all'interno con una sorta di totem solo per il controllo del Green Pass, quindi c'è chi ha assunto o in qualche modo posizionato un dipendente solo per il controllo del Green Pass. Dal vostro punto di vista, no? Dal punto di vista di persone che sono nel mondo del commercio da 100 anni, intanto lei come lo vede questa misura? Ma purtroppo nella nostra ignoranza non riusciamo a comprenderne il significato, in quanto una volta che noi leggiamo un Green Pass di fatto non veniamo a conoscenza di uno stato di salute della persona che abbiamo di fronte, per cui non è ancora stato spiegato in maniera chiara l'utilità della cosa. Dopo, d'altra parte, sicuramente questo è un provvedimento che andrà a mettere in difficoltà una fascia di persone che possono essere in tanti casi quelle più anziane, che sono magari un po' meno smart dei giovani e che hanno delle abitudini storiche e mentali decisamente diverse dalle nostre, che ci permettono magari di essere più rapidi nel comprendere. È brutto che alla fine siano sempre quel tipo di persone colpite in maniera principale, perché alla fine sono le stesse che hanno permesso attività come queste, che dove vengono a servirsi loro figli, nipoti per anni e decenni, e dove hanno vissuto sempre un momento di aggregazione, di confronto, di scherzo, di mille momenti, insomma, che non si possono vivere attraverso streaming o acquisti online. È tutta quella parte che rischiamo di perdere e con la quale abbiamo costruito la nostra storia, che è una storia fatta di mille sfumature. C'è un'eredità importante questa. Ecco, non è la prima persona che ci racconta questo, e tra l'altro qualche negoziante ci ha anche riferito di essersi sentito questa mattina un po' imbarazzato nel chiedere il documento, il Green Pass, al proprio cliente che magari conosce da una vita. Sicuramente è una cosa che crea imbarazzo, perché i rapporti tra le persone, quando sono una di fronte all'altra, sono sempre molto delicati e molto sottili. Quindi se trovi una persona mentalmente aperta ti viene facile, però prima di scoprirlo hai sempre quel momento di esitazione dove magari rischi di aspettarti una risposta brutta che poi può portare a una situazione spiacevole, un abbandono dell'ambiente, e quindi è comunque una responsabilità che probabilmente dovrebbe essere solo nelle mani di autorità, quindi la polizia locale o chi che sia, perché non dovremmo, penso, spingerci noi fin là. Ecco Marta, c'è da ricordare, se ho ancora qualche minuto, che i controlli vengono fatti a campione, quindi noi, intervistando comunque le persone, in tanti ci hanno detto: no, nessuno mi ha controllato il Green Pass, ma perché è un controllo a campione, quindi voi non siete chiamati a controllare chiunque entri. No. Il nostro deve essere un controllo a campione. Diciamo che il controllo più facile è quello alle persone che entrano già con il telefono in mano esibendolo, perché si aspettano che tu glielo chieda, e altri magari sono spensierati, o magari c'è qualche turista che girava stamattina che non ha neanche le idee chiare sulla situazione, che invece non gli va chiesto. Però la maggior parte, diciamo, che entra preparata e quindi già con lo strumento sotto mano. Lei prima ci raccontava che in questi 100 anni, insomma, lei non li ha visti tutti, però insomma ha visto davvero cambiare, no? Il Covid ha completamente stravolto anche il vostro lavoro con l'esplosione dell'e-commerce, e chi prima non era abituato a comprare ha imparato a comprare, chi prima era abituato a comprare online compra di più online. Assolutamente. Diciamo che nei miei 25 anni qua dentro, negli ultimi 4-5 c'è stata una rivoluzione importante, negli ultimi 2 spaventosa. Adesso non voglio star qua a dire che la situazione ha favorito sicuramente le multinazionali, i grandi gruppi che sono strutturati per questo tipo di eventi, però diciamo che anche noi, un po' per salvare la situazione, un po' per adeguarci ai tempi e andare incontro alle esigenze dei consumatori, abbiamo implementato quel canale di vendita sfruttando quello che era nelle nostre possibilità. I dati ci dicono che comunque la vendita al dettaglio è più lenta, seppur la gente quando viene qua ha voglia di venirci, e quelli online comunque sono in crescita. Ecco Marta, questo è un po' il punto, no? E tu sono un po' le notizie e le informazioni che abbiamo raccolto in una mattinata in giro per i negozi. Per quanto riguarda invece
uffici pubblici e poste, vi possiamo solo raccontare che questa mattina all'anagrafe sono state, diciamo, tra virgolette, rifiutate 5 persone che non erano in possesso di Green Pass base. Per il momento è tutto, poi eventualmente ci colleghiamo più tardi se non avete domande dallo studio. Certo, grazie Anna. Allora continuate pure, insomma, il vostro giro nella città di Treviso per vedere come sta andando questa prima giornata di entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid, appunto, relative all'uso del Green Pass per entrare nelle attività commerciali e non solo. Ci riaggiorniamo più tardi. Buon lavoro a te e al collega Francesco Ceron. Ciao Anna. Noi abbiamo però un aggiornamento di cronaca con una notizia che è arrivata proprio ora in redazione ed è relativa purtroppo all'ennesimo incidente mortale sul lavoro che si è verificato poco fa in provincia di Venezia, Fusina per la precisione, dove un operaio di 50 anni è morto all'interno dell'azienda Ecoprogetto di Fusina, appunto, dopo essere precipitato da un'impalcatura. È stato subito soccorso prima dai colleghi, poi dai sanitari del 118, purtroppo però non c'è stato nulla da fare, deceduto all'istante. I colleghi della redazione di Venezia si stanno appunto recando sul posto e vi aggiorneremo più tardi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo andiamo e torniamo a Treviso per gli aggiornamenti sulla tragedia che è costata la vita a due giovani donne, tragedia della strada, l'incidente in A28 che ha visto appunto morire due giovani, una di Conegliano, l'altra di Mareno di Piave. Ci racconterà gli aggiornamenti la collega Lina Paronetto. Pubblicità, allora ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in studio, in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dicevamo la cronaca con la notizia appena arrivata in redazione di questo ennesimo incidente sul lavoro che è costato a Fusina la vita ad un operaio cinquantenne. Vi aggiorneremo prestissimo, non appena i colleghi arriveranno sul posto della tragedia. Ma c'è un'altra tragedia che ha profondamente scosso l'intera regione ed è quella del gravissimo incidente che si è verificato in A28 domenica sera, costato la vita a due giovani donne, Sara Rizzotto, 26 anni, mamma di due bimbe, e Jessica Fragasso, 20 anni, sua cugina. Ci aggiorna in collegamento dalla nostra redazione di Treviso Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Marta, è un giorno un po' sospeso quello di oggi, no? Nel senso, ieri era il giorno dopo purtroppo questa enorme tragedia che, come hai ricordato bene tu, si è verificata in A28, siamo in territorio ancora di Pordenone, infatti su questo caso ha aperto un'inchiesta la procura di Pordenone e indaga la polizia stradale, che naturalmente nelle ore immediatamente seguenti all'incidente ha cercato di ricostruire tassello dopo tassello quello che era successo. Vediamo nelle immagini quello che rimane della macchina, quello che è rimasto della macchina su cui viaggiavano le due cugine, Jessica Fragasso di 20 anni appena e Sara Rizzotto di 26, la prima di Mareno di Piave, dicevi bene, la seconda di Conegliano. E allacciate i seggiolini sul lato destro della vettura anche le due bambine di Sara, una di 2 anni e mezzo appena, l'altra di 5 mesi, tanto che Sara, che era dipendente del SISP di Conegliano, era in maternità a tutt'oggi per la nascita della seconda bambina. Le bambine sappiamo che sono ricoverate in ospedale a Udine, abbiamo sentito ieri il papà delle piccole e sappiamo che fortunatamente le loro condizioni sono in via di miglioramento. Le famiglie sono chiuse nel loro dolore, come è comprensibile. Sappiamo che i genitori di Jessica hanno avuto in sorte questa atrocità di assistere purtroppo all'incidente che è costato la vita alla loro figlia. Ecco, dall'altra parte c'è il pirata della strada, no? Questo imprenditore bulgaro di poco più di 60 anni in Italia da 20-25 anni, con un'attività lì a Villotta di Chions, quindi davvero poche centinaia di metri in linea d'aria dal punto
in cui è avvenuto l'incidente. La dinamica sappiamo che è in fase di ricostruzione naturalmente, perché questo fuoristrada sarebbe piombato come un proiettile, hanno raccontato i genitori di Jessica, sulla Panda a bordo della quale le due cugine tornavano da questa gita a Caorle, vista la bella giornata di domenica con le bambine. E poi questo imprenditore, dopo aver centrato la Panda, aver devastato la macchina, essersi ribaltato sulla corsia, è scappato, ha saltato la rete ed è stato arrestato, che era ormai al suo domicilio, era ormai a casa. E questo è un altro aspetto su cui gli inquirenti stanno approfondendo una serie di questioni, perché sembrerebbe che sia rientrato fin troppo presto a casa, potrebbe essere stato aiutato anche da qualcuno che in quel momento ha chiamato. Perché è scappato? È scappato naturalmente visto quello che era successo e soprattutto perché era in stato di ebbrezza, anche un livello piuttosto alto. Sappiamo che al tossicologico è risultato con 1,51 di tasso alcolemico nel sangue alla prima prova, 1,33 alla seconda, quindi siamo purtroppo tre volte il limite consentito di legge, che è 0,50. Si trova in questo momento in carcere, è ancora in carcere questo imprenditore, d'altronde la fattispecie del reato, ma poi con l'andare dell'inchiesta bisognerà anche capire se avesse dei precedenti specifici questo imprenditore bulgaro, che era operativo tra l'altro nel settore degli autotrasporti. E è in carcere a Udine, non a Pordenone, per una questione, a quel che abbiamo capito, strettamente sanitaria del carcere di Pordenone, che non può contenere più di un certo numero di detenuti, e si attende l'udienza di convalida, perché di fatto, visto anche il suo stato successivo all'incidente, perché poi lui è stato accompagnato in ospedale, perché naturalmente pur essendo fuggito comunque aveva riportato anche lui dei traumi nell'impatto, e viste anche le condizioni insomma del psicofisiche legate al consumo di alcol, non risulterebbe ancora aver avuto un confronto con gli inquirenti, e quindi i suoi legali, i due avvocati di Pordenone, stanno attendendo ora la convocazione dell'udienza di convalida, e vedremo se in quell'occasione deciderà di parlare o se gli verrà consigliato dagli avvocati magari di non dire nulla che possa in questo momento aggravare una posizione che è già molto molto pesante, perché naturalmente c'è l'accusa di omicidio stradale aggravata dalla guida in stato di ebbrezza e poi l'omissione di soccorso con la fuga, insomma, per cui un quadro davvero molto molto pesante quello a suo carico. Ma adesso naturalmente non è certo su di lui che si concentrano le attenzioni, si concentrano sulle famiglie di queste due ragazze, si concentrano sulle bambine che purtroppo, come ha detto il papà delle piccole, insomma, saranno costrette a crescere senza neppure ricordarsi della mamma, vista la loro tenera età, e questo papà che dovrà in qualche modo riuscire a crescerle entrambe senza la sua compagna, senza la mamma. Grazie Lina, grazie davvero per questo collegamento, per averci dato appunto tutti gli aggiornamenti su questo dramma, insomma, che ha profondamente colpito l'intera comunità trevigiana, ma veneta, insomma, visto come si è consumata la tragedia, visto appunto il fatto che queste due bimbe siano state private, no, della loro mamma in età così, così piccola. Grazie a Lina Paronetto della nostra redazione di Treviso. Una buona giornata e un buon lavoro. Tra poco molto probabilmente si collegherà anche la collega Anna Maria Parisi della nostra redazione di Venezia per questo infortunio sul lavoro di cui vi abbiamo detto poco fa, che si è verificato questa mattina a Fusina, l'ennesimo dramma nella nostra regione, un operaio cinquantenne che è precipitato da un'impalcatura, sembra all'interno di un'azienda. Vi forniremo naturalmente i dettagli. E poi c'è anche un'altra notizia di oggi che ha profondamente colpito tutti gli appassionati e i tifosi di calcio del Venezia, in particolare perché si è spento a Palermo nella notte
Zamparin, Maurizio Zamparin, appunto ex patron del Palermo, ma anche per tanti anni del Venezia Calcio. Numerose le dichiarazioni di cordoglio appunto per l'improvvisa scomparsa di Maurizio Zamparin, che lo ricordiamo aveva 80 anni. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, dice: scompare un personaggio vulcanico sotto la sua presidenza. Sono state scritte pagine storiche del calcio Venezia e quindi del calcio veneto in generale. Un personaggio nel vero senso della parola è scomparso, dice Zaia, vulcanico, schietto, appassionato, di quelli che i tifosi non dimenticano. E infatti i veneziani non l'hanno davvero dimenticato. E di queste ore sono anche le parole di cordoglio espresse dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che peraltro si trova in isolamento nella propria abitazione dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, di ritorno da Roma, dove appunto ha partecipato alle riunioni con i suoi parlamentari di Coraggio Italia, appunto per l'elezione del capo dello Stato. Sta bene comunque è in isolamento a trascorrere appunto questo periodo in attesa della negativizzazione della propria abitazione. Con Maurizio Zamparini, scrive il sindaco di Venezia Brugnaro, se ne va un grande imprenditore, uomo di sport, visionario e protagonista di un pezzo di storia della città di Venezia, con la promozione del Venezia e del progetto dello stadio. Sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, appunto scrive su Twitter Luigi Brugnaro, esprimendo le proprie condoglianze per la scomparsa di Maurizio Zamparini. Ed ora noi parliamo di scuola e delle numerose problematiche che stanno affrontando gli istituti scolastici della nostra regione e dell'Italia intera. Abbiamo sentito in apertura di TG le parole del ministro Federico D'Incà in relazione a quelli che saranno i provvedimenti che verranno presi nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri, che si terrà domani. E ne parliamo ora con il vicepresidente dell'ADI, l'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani, Giampaolo Sbarra. Buongiorno professor Sbarra. Buongiorno e grazie. Grazie a lei per essere con noi. Allora, innanzitutto partiamo da questo, perché c'è grandissima attesa in tutto il mondo della scuola, ma direi naturalmente in tutte le famiglie che hanno dei figli che vanno a scuola, di conoscere quelle che saranno le nuove misure anticontagio, in particolare quelle che andranno a disciplinare le quarantene e gli isolamenti dei ragazzi. Una problematica con la quale si stanno trovando a fare i conti, dicevamo, davvero tantissime famiglie, e naturalmente si trovano a farne i conti anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti, alle prese con la riorganizzazione completa di quella che è l'attività didattica, e con non pochi problemi, no, professor Sbarra? Ma certamente sì. Cosa posso dire? Noi siamo nel terzo anno oramai di pandemia. Ricordiamoci questo, che è un dato molto significativo, perché riguarda molti aspetti della vita collettiva. I provvedimenti presi finora in realtà non sono riusciti a garantire una scuola in presenza, e forse era impossibile garantire, però bisognava pensare proprio a questo fatto qua. Ora, noi abbiamo ancora molte classi in didattica a distanza completa o in didattica a distanza parziale. Quindi questa cosa andava, come dire, letta e affrontata già negli anni scorsi, in modo da garantire a tutti gli studenti un accesso serio alla didattica a distanza. Questo è stato fatto solo in piccola parte, con impegno prevalentemente delle scuole, e le scuole
questo, e agli insegnanti questo va riconosciuto senz'altro. Tuttavia restano molte incertezze, adesso vedremo i provvedimenti nuovi, ma siamo ormai in provvedimenti che sono legati, come dire, a una coda dell'emergenza e che non possono avere un carattere preventivo. Cerchiamo di capire invece cosa si farà per il prossimo settembre, perché adesso bisogna pensare i provvedimenti nuovi. In attesa forse una nuova ondata? Questo non lo so, ce lo diranno i tecnici. L'importante è non arrivare a settembre ancora in condizione di emergenza. Ecco, ma nel frattempo, insomma, intanto quest'anno come la svanghiamo, professor Sbarra? Perché insomma siamo al primo di febbraio, mancano ancora diversi mesi alla fine della scuola. Speriamo naturalmente che con l'arrivo della primavera e visti anche quelli che sono gli ultimi dati circa l'andamento dei contagi, ci sia un allentamento, diciamo, della presa della pandemia, che consenta quindi in qualche modo di poter affrontare con maggiore tranquillità questa seconda parte dell'anno scolastico, no? Però comunque i mesi che mancano non sono pochi, no? No, non sono pochi, e quindi bisogna fare scuola nei mesi che mancano, anche perché abbiamo capito che si è modificata la struttura dell'esame di Stato, e quindi bisogna far fronte anche a queste urgenze degli studenti. Ecco. Siamo in una fase fortunata, nel senso che la primavera che avanza, l'ondata che ha raggiunto il suo apice e il processo delle vaccinazioni, questo ha creato una condizione favorevole. Quindi in realtà siamo intervenuti non sufficientemente sulla struttura interna delle scuole, sulla formazione delle classi, sulla sicurezza delle aule, però l'abbiamo, come dire, superata, perché abbiamo avuto superata in un certo senso, e andiamo verso il meglio grazie ai vaccini e grazie alla primavera che arriva. Quindi impegniamoci per questi ultimi mesi. Adesso verranno riviste probabilmente le modalità della quarantena per le primarie, per le superiori, e quindi sarà un impegno notevole. Certo che abbiamo avuto tanti problemi, anche non ultimo con la ricerca dei supplenti. Ho visto che in molte situazioni i presidi sono dovuti ricorrere ad ex studenti per, come dire, coprire tutto l'orario di lezione. Questo è un problema che dovremo porci anche in seguito. Però purtroppo sulla scuola ragioniamo sempre in situazione di urgenza. A noi serve un bel ragionamento invece sulla struttura della scuola, e quindi sul tema del reclutamento e della formazione dei docenti. Perché la didattica a distanza non si improvvisa. Oggi, da qualche giorno fa, è stata depositata una proposta di legge, anzi approvata alla Camera, una proposta di legge per l'insegnamento delle competenze non cognitive. È un tema su cui si è discusso in vari modi, ma è un tema che va legato alla formazione dei docenti più che alla sperimentazione dell'insegnamento di discipline per competenze non cognitive. Quindi la scuola va, quindi, è presa in mano proprio nelle sue strutture di fondo. Non ci basta ragionare sulla emergenza. Senz'altro, su questo non c'è ombra di dubbio. Poi peraltro lei accennava poco fa all'esame di Stato, no? All'esame di maturità, ed è una decisione proprio di ieri, lo ricordiamo appunto ai nostri telespettatori, per cui quest'anno l'esame di Stato tornerà in presenza con le due prove scritte, quindi si tornerà sostanzialmente all'esame di maturità del pre-Covid, peraltro con non poche perplessità anche degli stessi studenti, che insomma sono piuttosto preoccupati per questa prova che li attende, visto insomma come sta andando l'anno scolastico, tra periodi a casa, tra DAD, tra didattica mista, insomma qualche preoccupazione ce l'hanno i ragazzi. Ce l'hanno, ed è giusto che ce l'abbiano, ed è giusto che le preoccupazioni vengano superate da un atteggiamento ragionevole degli insegnanti, che in linea di massima c'è. Allora, la prova orale ce l'avevano e ce l'avranno. La prova scritta di italiano è una prova che si può fare. La seconda prova sarà, come dire, elaborata dalle commissioni, e quindi tenendo conto delle condizioni di partenza di ogni singola classe. Credo che non avremo, come dire, sorprese dal punto di vista della valutazione finale. Ma anche in questo caso
un bel ragionamento sarebbe da fare sull'esame di Stato, perché allora se i ragazzi non vogliono un esame, come dire, serio, ma io questo non lo credo, allora tanto vale ragionare sull'abolizione, sull'eliminazione dell'esame di Stato. Ci si può ragionare, ma questo avrà molte conseguenze. Certo che non possiamo invece immaginare un esame di Stato dequalificato. Qua siamo di fronte a scelte strategiche. È altrettanto vero che non si impara a scrivere con la prima prova dell'esame di Stato, si impara a scrivere con un lavoro, come dire, certosino nel corso di tutta l'attività scolastica, quindi nei 5 anni di superiori, nei 3 anni della media, nei 5 anni della primaria. E quindi scrivere è un processo molto articolato, che però richiede anche non solo l'uso del computer, ma anche l'uso di carta e penna. Quindi io non sono contrario personalmente ad un lavoro serio sulla prova scritta e un lavoro serio sulla scrittura. Togliamoci dalla testa che l'esame di Stato faccia giustizia. Non ci sono valutazioni di questo tipo che fanno giustizia. La giustizia, purtroppo, con la sua brutalità, delle volte la fa il corso del tempo, la fa il mondo del lavoro, la fa il mondo dell'università, e noi insegnanti questo dobbiamo porci come problema, cioè far sì che i ragazzi siano pronti ad affrontare quei mondi che sono mondi spietati. L'università abbiamo una grande dispersione, sul mondo del lavoro abbiamo una grande selezione. I nostri studenti hanno le competenze per affrontare con energia, con forza, con speranza, quei mondi brutali. Questo dobbiamo fare noi. L'esame di maturità è una prova, non è il momento in cui si fa giustizia. Senz'altro, e sicuramente diciamo che questi 2 anni e mezzo ormai, perché se calcoliamo dal punto di vista scolastico, no, pandemia, hanno sicuramente influito ed hanno avuto delle conseguenze anche pesanti, no, non solo nella formazione scolastica dei ragazzi, ma anche proprio in quello che è il loro equilibrio, in quello che è il loro modo di rapportarsi con i coetanei, con il mondo del lavoro, con la scuola, con quello che sarà il loro futuro, no, professor Sbarra? Ma certo, proprio in questo campo che entrano le competenze cognitive e le competenze non cognitive, e bisogna che gli insegnanti, che il mondo della scuola sia pronto ad affrontare queste dimensioni. La scuola non deve fornire solo conoscenze, deve fornire competenze, ma le competenze sono competenze per la vita e competenze per l'apprendimento, quindi sono di vario tipo. E certo dobbiamo far fronte a difficoltà che i ragazzi hanno incontrato. Dirò di più, che queste difficoltà sono state anche, come dire, selettive dal punto di vista sociale, cioè chi aveva più difficoltà economiche ha sofferto di più nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro. E questo è un tema che dobbiamo affrontare sia sul piano sociale e sia, credo, anche sul piano geografico, il nord e il sud dell'Italia, i centri urbani e le periferie o i centri, come dire, più isolati. Quindi abbiamo una serie di problemi che non possono che essere affrontati dal mondo politico, perché la verità è questa, perché le scelte si fanno nei comuni, si fanno nelle regioni, si fanno nel Ministero della Pubblica Istruzione e si fanno anche nelle scuole autonome, ma il contesto è quello creato dalla politica, e mi pare francamente che non ci sia un dibattito di alto livello su questo tema strategico per il futuro del Paese. Senz'altro. Professor Sbarra, le chiedo di pazientare un attimo, se può rimanere con noi, perché volevo affrontare anche un altro tema che è di attualità estrema in questi ultimi giorni, dello smog e delle ricreazioni nelle scuole, ma ci chiede la linea dalla nostra redazione di Venezia, la collega Anna Maria Parisi, che si è appunto recata a Fusina per questo incidente sul lavoro di cui vi abbiamo aggiornato poco fa. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, a te e a tutti i nostri telespettatori. Dunque, esattamente, siamo a Fusina, come anticipavi tu, quindi in via della Chimica, nella sede dell'Eco Progetto, dove circa un paio di ore fa, intorno alle 11, si è verificato questo ennesimo e triste incidente mortale sul posto di lavoro.
È successo che appunto intorno alle 11, poco dopo le 11, un operaio di una ditta esterna all'ecoprogetto, ecoprogetto che fa capo a Veritas, una ditta esterna che si chiama OMD, l'operaio stava facendo della manutenzione ordinaria quando è caduto da una impalcatura di una ad una considerevole altezza e quindi è caduto rovinosamente a terra e per lui non c'è stato nulla da fare, le sue condizioni nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi erano già compromesse in seguito alla caduta, è morto sul colpo. Quindi adesso noi stiamo attendendo l'arrivo del magistrato di turno e quando arriverà gli chiederemo appunto di poter entrare. Adesso mi sposto un attimo con l'inquadratura per farvi vedere qual è questa sede dove appunto è successo questo incidente mortale. Abbiamo parlato anche con Veritas che ci ha voluto puntualizzare che appunto non l'operaio che è morto non era un loro dipendente ma appartenente a questa ditta OMD di Treviso, tra l'altro. Marta, adesso io come vedi sto volgendo lo sguardo altrove perché vedo delle macchine che stanno arrivando, ecco qua, e mi domandavo se fosse quella del magistrato. No, ecco, allora Anna, se vuoi vi lascio lavorare, allora eventualmente ci riaggiorniamo dopo se avete delle ulteriori novità su questa tragedia ennesima sul lavoro che si è consumata, dicevamo, questa mattina a Fusina, appunto all'interno di questa azienda di Porto Marghera. Grazie ad Anna Maria Parisi per questo collegamento. Professor Sbarra, torno da lei velocissimamente sulla questione dello smog. C'è grande dibattito in particolare nella città di Treviso sulla questione della ricreazione soprattutto per i bambini più piccoli, smog alle stelle, PM10 altissime. Il sindaco ha raccomandato ai dirigenti di tenere i bambini all'interno per la ricreazione. C'è stato un po' una levata di scudi sia da parte dei dirigenti sia da parte delle famiglie su questo tema. Certo, ma siamo sempre al solito punto, siamo sempre all'emergenza. Allora, siamo al terzo anno di pandemia, ma siamo al 20° anno, sparo a caso, ma più o meno siamo là, di emergenza dell'inquinamento. Quindi qua non vengono presi i provvedimenti e si ricorre a uno stratagemma che, come dire, è... insomma, sembra anche ridicolo perché da un lato bisogna aprire le finestre per cambiare l'aria interna alle aule, dall'altro lato gli studenti non possono uscire, i ragazzini, perché non devono respirare l'aria esterna. Quindi in entrambi i casi si pone il problema. Quindi l'unico modo per affrontarlo è tenere la mascherina, però siamo sempre all'ultimo minuto. Invece un ragionamento sulle condizioni climatiche interne alle scuole o esterne alle scuole, questo strategicamente non è stato fatto e quindi restano i provvedimenti spiccioli. Ma cosa vuole che si dica sui provvedimenti spiccioli? Dureranno una settimana e santa pazienza, è che vorrei capire cosa si fa di strategico. L'unica cosa che mi interessa è questa, perché giudicare il provvedimento spicciolo dell'ultimo minuto, sì, si può contestare, si può essere d'accordo, ma non ha alcun valore sostanzialmente. Quindi mi resta molta amarezza nel capire che non si riesce ad avere una strategia di medio-lungo periodo. Allora vedremo il prossimo inverno, avremo probabilmente le stesse problematiche se non c'è qualcosa da fare di a lunga scadenza. Grazie professor Sbarra per essere stato con noi. Una buona giornata. Grazie. E un buon lavoro. Gianpaolo Sbarra, vicepresidente dell'ADI, l'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani. Una buona giornata e un buon lavoro. Noi ora cambiamo tema e andiamo in Polesine. Ci spostiamo in Polesine perché abbiamo in collegamento il nostro Lucio Zanato
con Nicoletta Rizzetto per parlare di un tema, anche questo ambientale, insomma, che riveste una grandissima importanza per tutta quest'area costiera della nostra regione. Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, mi trovo in Polesine. Questo è il Po, giusto per intenderci, e siamo qui perché in questo momento di rincaro del metano, della mancanza di metano, dei problemi geopolitici, insomma, molti dicono dobbiamo tornare ad estrarre il metano in Adriatico e particolarmente in pianura padana. Una cosa per certi versi importante, naturalmente, perché il problema energetico è importante per tutti, ma un tema davvero difficile da affrontare per chi invece in questi territori e ci vive. Tanto è vero che qui sono già sul piede di guerra per quanto riguarda le estrazioni, perché loro dicono noi abbiamo già dato molto. Pensa che in queste zone si estrae il metano, si estraeva il metano dagli anni 30-40 fino agli anni 60 più o meno, quando poi diciamo così è stata bloccata l'estrazione. C'è una battaglia in corso, dicevamo, soprattutto per quanto riguarda il mondo agricolo. Sono con Fabrizio Cavallari, buongiorno, lei è della CIA di Rovigo, voi state facendo una battaglia qui perché? Noi stiamo facendo questa battaglia, la CIA di Rovigo dice no all'estrazione del metano, perché come si può vedere dall'immagine, sia del Po e della terra ci sono 4 metri di dislivello. Certamente anche la popolazione e il territorio non vuole che sia estratto il metano. Ecco, allora andiamo a vedere un attimo con Fabrizio Cavallari. Allora, dicevamo, da questa parte c'è il Po, come vedete, da quest'altra... Qui invece c'è la coltivazione, come si vede chiaramente, qui lì sopra siamo sotto 4 metri e mezzo. 4 metri e mezzo dal livello del Po. Quindi qui stanno coltivando sostanzialmente sott'acqua. Allora, grazie a Fabrizio Cavallari, mi sposto perché qui abbiamo Giancarlo Mantovani, che è il direttore del consorzio di bonifica di questa zona, cioè del Delta del Po. Buongiorno direttore. Buongiorno. Ci può spiegare un po' tecnicamente quanto voi state spendendo in questo momento per mantenere asciutte queste acque? Beh, diciamo che ogni anno solleviamo circa 400 milioni di metri cubi di acqua, di cui solo 150 milioni è acqua di pioggia, gli altri 250 milioni è tutta acqua di filtrazione, che con questo dislivello filtra dal Po verso la campagna. Ecco, noi qui in questo momento stiamo vedendo una delle vostre idrovore, se non ho capito male. Certo, di idrovore ne abbiamo 41 e possiamo sollevare oltre 200.000 litri di acqua al secondo. È evidente che a fronte di questa portata, ma anche del dislivello che dobbiamo vincere, la spesa è circa 2.700.000 euro l'anno. È evidente che più si abbassa la campagna, più la spesa aumenta, perché dobbiamo sollevare di più l'acqua. Ecco, voi comunque avete notato come consorzio proprio l'abbassamento di questo terreno legato proprio all'estrazione del metano. Perché si abbassa il terreno, per chi non capisce, diciamo, questo tema? Beh, il Delta del Po è in pratica la cartina al tornasole. Qui uno viene e capisce perché estraendo metano si abbassa. Il metano veniva estratto dagli anni 40 agli anni 60 con una miscela di acqua e metano. Quindi 300 milioni di metri cubi l'anno estratti da sottoterra significa che il terreno perde acqua e perde volume e quindi si abbassa. Teniamo conto che nel 1957, in un anno solo, è calato di 30 centimetri, dal 51 al 60 di 2 metri, dal 51 alla fine degli anni 70 di 3 metri e dal 1983 al 2008 di altri 50 centimetri. Perché c'è nonostante abbiano chiuso gli impianti nel 61, c'è quel volano, quell'effetto volano, quella lunga coda, che ancora oggi il terreno cala per effetto di quella estrazione del metano. È evidente che se estraiamo ancora metano dal sottosuolo, certo il metano c'è qua sotto, chi dice di no, estraiamo il metano, il terreno continua a calare. Se continua a calare, anche gli argini calano, e quindi se dovranno rialzare gli argini, non si possono alzare all'infinito, ma ci sarà ulteriore spesa per l'energia elettrica per alzare l'acqua, ci sarà ulteriore spesa di energia elettrica perché saranno superiori le portate di filtrazione e alla fine aumenta il rischio idraulico del territorio. Ecco Marta, devi capire che noi stiamo realizzando questa puntata di approfondimento di Agricoltura Veneta e siamo andati anche a intervistare un anziano agricoltore che qui a 14 anni ha visto sostanzialmente arrivare la prima acqua nella prima casa verso la zona del
del mare. Possiamo dire che le alluvioni, compresa quella disastrosa del 66, sono state in parte provocate anche dal fatto che si era abbassato questo terreno? Beh, assolutamente, perché se si abbassa il terreno, anche gli argini che poggiano sul terreno si abbassano, questo mi sembra assolutamente logico ed evidente. Se gli argini si abbassano, significa che quando il Po cresce c'è una maggiore spinta e c'è un maggiore rischio di sormonto arginale, quindi di rottura per tracimazione. L'alluvione del 66, diceva la Procura della Repubblica di allora, il consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di allora, che se l'argine fosse stato rialzato, probabilmente quell'alluvione con quegli effetti disastrosi non ci sarebbe stata. Senta, e chi dice che è un problema squisitamente vostro? Oppure il fatto che levando via il metano va giù anche Venezia, va giù anche Chioggia, va giù insomma parte del litorale? Beh, è evidente che conta molto da dove si effettua questa estrazione. Se si effettua in terraferma, il problema maggiormente lo avremo in terraferma. Se si effettua a 12 miglia al largo, il problema sarà diverso. Il territorio, la terraferma, ne risentirà molto meno. Ma quanto meno, ad esempio, per Venezia, che ha già i suoi bei problemi e abbiamo dovuto pagare fior di quattrini per un Mose per evitare le alluvioni. Se noi continuiamo ad abbassare il livello di Venezia, cosa succede? Se si continua ad abbassare il livello di Venezia, l'eustatismo, cioè l'aumento del livello del mare, continua, è evidente che anche il Mose fra 20-30 anni potrebbe essere inutilizzabile. Ecco, hai capito, Marta, che insomma il problema non è solamente del Polesine, ma di tutto il Veneto e forse di tutto il mondo, anzi sicuramente di tutto il mondo, perché Venezia è patrimonio di tutto il mondo. Intanto ringrazio il direttore, perché qui mi sono portato anche una parte imprenditoriale. E allora comincio con una giovane signora, Gloria Donà. Mestiere è agriturismo, giusto? Per voi il fatto che si torni ad esempio a estrarre metano qui, cosa significherebbe? Significherebbe, vista la nuova vocazione turistica del nostro territorio, una mancanza appunto di introiti, perché comunque se queste terre arrivassero ad essere inondate di nuovo dall'acqua, per noi non sussisterebbe più questa attività. Ma parliamo di questo delta. Questo delta sta diventando attrazione turistica o, come tutti pensano, è una landa sconfinata e anche desolata perché magari certe imprese non vengono neanche più qui? Guardi, ci sono voluti tanti anni per arrivare a questo e io posso dire dai 20 anni che siamo aperti con la nostra azienda agrituristica che è stata sempre un'azione maggiore. Cioè l'arrivo di nuovi turisti da tutta Italia ma anche dall'estero hanno riscoperto il Delta come un gioiello della nuova, anche per la sua vocazione appunto naturalistica, che è il nuovo modo di fare turismo lento, quindi la bicicletta ma anche i giri in barca per tutte le nostre zone lacustri, ma anche le spiagge, perché anche le spiagge ne rimarrebbero fuori da questa attività che secondo noi non è assolutamente praticabile. Già, è vero, ha toccato un altro tasto importante, perché è vero che l'estrazione a largo comporta meno problemi, però in realtà l'abbassamento del terreno porta ovviamente a una maggiore penetrazione dell'acqua e quindi anche le nostre spiagge venete ne risentirebbero in maniera importante. Marta, se hai delle domande, sono qui. Nel frattempo vado anche dall'agricoltore. Abbiamo scelto un giovane agricoltore perché loro sono il futuro, la speranza di questo territorio. Notoriamente il Polesine è vocato all'agricoltura soprattutto, ma se andate sott'acqua cosa fate, i pescatori? Sì, teoricamente sì. Diciamo che continuare con l'estrazione in questi terreni significa non credere in una parte del Veneto, in tutto il suo litorale, Venezia compresa, oltre che all'agricoltura, diciamo. Senta, ma allora a questo punto che stiamo concludendo il nostro collegamento, da un giovane agricoltore alle istituzioni, qual è la vostra richiesta? La nostra richiesta è che si blocchino assolutamente le attività estrattive. E non si pensi di rimetterli in moto, ecco, perché non vediamo un futuro roseo su queste basi. Aumentare anche significa aumentare dei costi che già dobbiamo sopportare nella nostra attività, come l'aumento del gas si riflette anche sull'aumento dei concimi.
è un aumento anche dei, delle... Cioè già è difficile per voi andare avanti qui. Se poi vi abbassa e vi tocca aumentare addirittura i costi per farvi levare l'acqua dai territori, è un problema. Però l'ultima parola volevo lasciare a questa speranza, cioè la speranza di questo turismo. Qual è l'appello allora alle istituzioni dalla parte turistica, che in questo momento in Veneto viene molto spinta, c'è molto interesse? Il presidente Zaia dice noi dobbiamo diventare i numeri uno in Italia, come lo siamo già, mantenerci di un turismo elevato. Qui c'è un turismo tutto da scoprire, soprattutto dai paesi del nord, vengono giù in bicicletta. Allora qual è il vostro appello finale? Guardi, io faccio proprio un appello al nostro presidente Luca Zaia, che proprio lui ha lanciato 2 anni fa la lavanda di Camello, la lavanda del Delta. Quindi se vogliamo mantenere questo e anche altri gioielli del Delta, vi invitiamo a non effettuare questo tipo di attività e di lasciar crescere questo sviluppo turistico fra terra, mare e cielo, come dice il Veneto. Grazie. Marta, se hai delle domande, sì, se no Lucio, dal Polesine volevo, per il momento volevo, è tutto. Volevo chiederti, restante, dimmi. Volevo fare una domanda ai tuoi ospiti, che è sempre relativa al fenomeno appunto dell'abbassamento del suolo, al fenomeno della subsidenza. Parlava delle difficoltà anche il tuo ospite, l'agricoltore, no? Ma poi è collegato naturalmente a tutto il discorso dell'economia turistica di questo territorio ed è il problema del cuneo salino, no? Perché poi abbassandosi i terreni c'è anche il problema, no? dell'entrata all'interno dei fiumi dell'acqua del mare, che quindi praticamente crea dei grossissimi problemi a livello di irrigazione. Ne abbiamo parlato più volte, no? Nel corso dei nostri telegiornali, nel corso delle estati passate, e un problema che si potrebbe verificare, no? Nuovamente, peraltro siamo anche in un periodo che è contrassegnato da una grandissima siccità, no? in tutta la nostra regione per quanto riguarda l'agricoltura. Non è, diciamo, la stagione proprio di emergenza per l'acqua, però chiaramente se dovesse andare avanti così sicuramente i problemi ci saranno, no? E allora proprio per questo torno con il direttore del consorzio. Direttore, giustamente la collega mi diceva, è il tema del cuneo salino che poi voi dovete naturalmente controllare con le vostre idrovore. Quanto male fa a questo terreno, quanto male fa alla nostra agricoltura, a questa agricoltura, e come si fa a combattere? Beh, certo, il cuneo salino ha come causa anche la subsidenza, perché l'abbassamento del territorio mi fa abbassare gli argini, ma mi fa abbassare anche il fondo del fiume, quindi l'acqua salata molto più facilmente risale verso monte. Ricordo che nel 2006 il cuneo salino è risalito di 30 km dalla foce. Per vedere le conseguenze del cuneo salino basta chiedere agli agricoltori, ed estate molte volte non riusciamo a derivare acqua perché l'acqua è salata, e quindi se l'acqua è salata non è buona per l'agricoltura. Ma se andiamo a viaggiare lungo il Po della Donzella, in alcuni casi, soprattutto più verso valle, vediamo che ci sono vaste aree sia in destra che in sinistra dove fasce di 50, 70, 100 metri non sono produttive. Perché? Perché la filtrazione di acqua salata va ad insalare la falda, e il sale, come sappiamo, è un ottimo diserbante, non fa crescere assolutamente niente. Quindi conseguenze non solamente all'agricoltura, ma anche all'ambiente, perché poi il Delta del Po, ambiente, se roviniamo l'ambiente perché lo creiamo una desertificazione, è inutile parlare di ambiente, di turismo e di natura. Lei sono molti anni che combatte questa battaglia. Come vede? Come si sente? È un po' sconfortato oppure vede che ci sono delle risposte? Purtroppo c'è lo sconforto che si è abbattuto nel 2017, quando a seguito del referendum ho visto che in questo territorio non solo non abbiamo raggiunto il quorum, ma la gente che abita nel Delta, che dovrebbe sapere queste cose, non è nemmeno andata a votare. Ecco, ricordiamo che il referendum è stato perché la gente ha la memoria corta, come certo. Dire. E quindi il problema è, sì, se abbiamo cercato di... Ecco, che referendum era? Era il referendum che cercava di evitare l'autorizzazione al prelievo di metano al largo della costa. Ricordiamoci che il prelievo di metano al largo della costa, se non influisce direttamente sui terreni, crea comunque degli avvallamenti al largo, e questi avvallamenti al largo
sono dei ricettori dei sedimenti portati dal Po e dall'Adige, e quindi va messa a rischio quello che è l'equilibrio della erosione e deposizione dei sedimenti lungo la costa. Abbiamo le spiagge, abbiamo le lagune, facciamo una bella analisi dei costi-benefici. E però c'è chi dice, perché non estraiamo acqua metanifera e ripompiamo invece acqua salata? Sì, questa potrebbe essere un'idea che non ho mai visto applicata per una serie di motivi. Primo, la tecnologia non ancora a questo livello non è riuscita a darci dimostrazione che questo è una cosa positiva. Ricordiamoci che nel momento in cui estraiamo il metano, per reimmettere l'acqua cosa succede? Ci sono dei costi per immettere l'acqua a quella profondità. Costi che vanno ad essere defalcati da quello che è il guadagno dell'estrazione di metano. Facciamo un'analisi costi-benefici di questo, ma facciamo anche un'analisi di beneficio di produzione di metano e costi sul territorio, sull'agricoltura, sull'ambiente, sul parco. Quindi facciamo un'analisi. È evidente che se dovesse passare ancora alla logica che in questo territorio viene estratto il metano, mi resta altro che vendere la casa qua, vado ad abitare sui colli. Marta, se hai altre domande? Grazie Lucio, io vi ringrazio i tuoi ospiti per questo collegamento dal Polesine. Grazie a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto, buon lavoro. Grazie Marta, buon lavoro a te, e gli altri approfondimenti vi ricordo nella nuova puntata di Agricoltura Veneta, in onda naturalmente nel fine settimana su Antenna 3 e sui canali Media Nord-Est. Grazie allora a Lucio. Noi ora abbiamo in collegamento il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Non so se mi sente sindaco? Sì, buongiorno, vi sento. Buongiorno. Un saluto. Allora, non so se sia riuscito a seguire questa parte della nostra trasmissione, perché mi piaceva fare un veloce commento con lei anche su questo. L'occasione dell'intervista con il sindaco di Chioggia è diversa, perché lo sappiamo, l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali di ieri. Chioggia, assieme a Vicenza, sono le due città venete che sono entrate nella rosa delle finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2024, e di questo parleremo tra poco. Però abbiamo sentito, no, con questo focus sul Polesine, quelli che sono i problemi relativi alle estrazioni di metano, un problema che accomuna il Polesine anche con la città di Chioggia. Si diceva del cuneo salino, si diceva del rischio subsidenza. In questo senso, diciamo, sindaco, un suo commento su questo tema. Sì, allora, da sindaco non ho ancora seguito questa problematica della subsidenza, però diciamo se ne è parlato anni fa, perché c'era proprio il pericolo dell'abbassamento ovviamente delle nostre coste. Il problema invece del cuneo salino è molto sentito anche dai nostri agricoltori, e per questo stiamo lavorando anche per lo sbarramento del cuneo salino sul fiume Brenta. Ecco, non solo per lo sbarramento del cuneo salino, ma poi anche per creare il collegamento tra Sottomarina e le frazioni che sono a sud del nostro territorio, del nostro centro storico. Ecco, mentre sulla subsidenza sinceramente non ho ancora affrontato questa problematica, ma so che esiste ed è reale, e al momento non ho avuto nessuna segnalazione su questo argomento, però è una problematica che ho in testa, perché se ne era parlato, sarà 5-6 anni fa, su Chioggia. So che erano stati fatti anche dei convegni pubblici sulla problematica che c'è legata alle estrazioni di metano, insomma, in Adriatico. Certo. Quindi, ripeto, il problema c'è, so che esiste, ma al momento non l'abbiamo ancora affrontato, anche perché io sono stato proclamato dal 5 di ottobre sindaco, quindi affronteremo anche questi argomenti con il proseguo della nostra legislatura. Ecco, adesso le emergenze sono tantissime, ci sono anche le emergenze su PNRR, quindi gli uffici comunali sono al lavoro costantemente, quasi H24, per ricercare dei finanziamenti che possano anche rendere migliore la nostra città, che, come ha già anticipato lei, è tra le 10 finaliste
di capitale della cultura 2024. Ecco, insomma, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e di lavoro anche naturalmente che la attende su tantissimi fronti, no? Perché ovviamente la città di Chioggia è una città che proprio per le sue peculiarità, anche delle particolarità che la rendono unica, insomma, nel panorama regionale e con anche purtroppo numerose problematiche, ma anche moltissime bellezze e punti di forza che hanno fatto sì appunto che sia riuscita a conquistarsi questo posto nella rosa delle città finaliste ad ambire appunto al titolo di capitale della cultura 2024. Sindaco, su che cosa puntate voi per poter riuscire, diciamo, a farcela? Le concorrenti, insomma, sono parecchie, sono agguerrite, sono insomma città sicuramente, no, di grandissima bellezza, di grandissime attività culturali. Quindi Chioggia su che cosa ha intenzione di puntare per cercare di farcela? Beh, abbiamo ci dispiace per Asolo, che è stata esclusa, perché ho sentito già dalle persone che abitano a Asolo che sono rimasti un po' delusi, ecco, dal fatto di non essere rientrati tra le 10. C'è stata grande delusione ad Asolo. Comunque, insomma, ragionando in chiave veneta, due città venete che sono arrivate in finale, appunto Chioggia e Vicenza, e di Vicenza parleremo più avanti anche con il sindaco Rucco, sicuramente, insomma, per il Veneto è un buon risultato. Naturalmente incrociamo le dita poi, no, su quella che sarà la vittoria. Esatto, tra le top ten ci sono due città, diciamo, del Veneto, e comunque un orgoglio. E Chioggia puntiamo su tutto il nostro patrimonio artistico e storico che abbiamo. Io lo dico sempre che quando c'è in battuta dicono sei preciso come un orologio svizzero, io dico sempre che siamo precisi come un orologio chioggiotto, perché a Chioggia, in Corso del Popolo, abbiamo la Torre di Sant'Andrea, che ha l'orologio in funzione, perché è ancora funzionante, più antico al mondo, non europeo o italiano, al mondo. Quindi già questo ci caratterizza, che abbiamo qualcosa solo noi, quindi l'abbiamo solo a Chioggia. Poi abbiamo un centro storico di Chioggia meraviglioso, anche quello di Sottomarina, che dobbiamo cercare di tenere anche tutelato, rispettando la nostra città. Io non mi stancherò mai di dire ai nostri concittadini di rispettare e amare la nostra città. Perché? Perché ci stiamo rendendo conto anche questi weekend di gennaio che la città è invasa dai turisti. Quindi c'è stata molta pubblicità in questi giorni, dopo anche l'articolo del New York Times che ci ha messo tra le 52 località da visitare obbligatoriamente entro il 2022. Questo ci ha reso orgogliosi, ci ha resi orgogliosi della nostra città. Tutti i chioggiotti lo sono, perché i chioggiotti e noi, insomma, siamo orgogliosi della nostra città, però dobbiamo iniziare a rispettarla e ad amarla. Ecco, io punto molto su questa questione, perché rispettandola e amandola, la nostra città è sempre pronta ad accogliere nuovi turisti. Abbiamo anche in mente, insomma, abbiamo già accordi, ecco, per far ripartire anche la croceristica, quindi crociere fluviali che porteranno turisti nuovi nella nostra città. Poi è fuori discussione, lo do per scontato, ma lo ricordo, la prima flotta peschereccia d'Italia che porta dell'ottimo pesce sulle nostre tavole. Ecco, abbiamo ristoranti buonissimi, bellissimi, quindi venite a visitare la nostra città, ma punteremo, certe cose non le sveliamo, perché il dossier che è stato in maniera proprio certosina curato da questo comitato che si è formato, che ha avuto veramente un'intuizione strepitosa, siamo tra le 10 città finaliste, quindi non sveliamo ancora parti, diciamo, del nostro dossier, che abbiamo tenuto veramente segreto. Adesso la commissione l'ha analizzato e saremo in audizione, in videoconferenza col ministero il giorno 3 marzo dalle 10:15 alle 11:15. Quindi da qui al 3 marzo dovremo lavorare pancia a terra, come si usa dire, per essere pronti e, diciamo, a convincere la giuria che Chioggia possa veramente diventare la capitale della cultura italiana nel 2024.
Ecco, Sindaco, 3 marzo, quindi prossimo appuntamento, ma diciamo l'iter ora come si svilupperà, diciamo, tra queste finaliste? Adesso l'iter è che c'è questa commissione che dovrà ovviamente giudicarci in videoconferenza, e noi in questo mese ci dovremo preparare a presentare il dossier e ad integrare eventualmente anche quello che già è stato messo nelle 70 pagine dei dossier riguardante Chiozza. Ecco, quindi adesso ci troveremo la prossima settimana per fare un piano di lavoro dove l'amministrazione, io come sindaco, dovrò rappresentare la mia città e poi chiederò ovviamente, senza ombra di dubbio, il contributo e l'aiuto del comitato promotore, e che ha proprio tecnici storici all'interno che possono ovviamente andare ad approfondire alcune tematiche che sono importanti per la nostra città. Quindi Sottomarina e Chiozza, e poi ovviamente i litorali di Sottomarina e Isola Verde, non è solo una città turistica pensando solo al periodo estivo, ma è una città che merita di essere visitata anche nel periodo invernale. Per noi la stagione dura 365 giorni all'anno. Chiaro che la stagione turistica, quella estiva, è maggiormente appetibile perché i turisti arrivano anche dalla Germania, dall'Austria, dal nord Europa. Però la nostra città ha delle potenzialità anche fuori stagione. Noi è una città di suo viva, perché è il secondo comune della provincia di Venezia e il settimo del Veneto, e quindi è una città viva, accogliente, ha persone splendide, e quindi potete tranquillamente venire a Chiozza anche nel periodo invernale. Anzi, vorrei forse dire che è quasi più bella, no? Che è quasi più bella Chiozza fuori stagione, no? Chiozza nel periodo del lockdown, adesso non voglio ricordare momenti anche tristi per il nostro paese, ma nei giorni del lockdown, no? Nel 2020, che era proprio deserta, era bellissima, bellissima, e quindi il futuro sarà anche quello di creare la pedonalizzazione del centro storico, che deve diventare veramente il salotto per tutti, sia per turisti che anche per i concittadini. Quindi sono anche, diciamo, degli stimoli, no? A lavorare proprio per rendere sempre più belle ed accoglienti e più sostenibili, perché anche quello del problema della mobilità. Sentivamo per esempio prima nel Polesine come ad esempio il turismo in bicicletta dei turisti, quindi che arrivano per andare in bicicletta, sia davvero in fortissima espansione. Quindi questo potrebbe creare proprio un circuito, no? Sulla costa veneta. Esatto, ma infatti le categorie economiche turistiche della città ci informano, noi amministratori ci dicono: guarda che il turista che arriva dalla Germania chiede sempre dove sono le piste ciclabili. Su questo stiamo lavorando anche con il sindaco di Rosolina per creare un ponte che collegherà il nostro territorio con quello di Rosolina, che poi da Rosolina vai su tutto il delta del Po, quindi dove parlava appunto il signore di prima, ecco, di Porto Tolle. Quindi, ripeto, si sta lavorando molto su questo perché i turisti chiedono questo. Quindi poter arrivare in una città splendida che è quella di Chiozza e potersi muovere poi in bicicletta e fare anche chilometri e chilometri. Quindi il cicloturismo ovviamente sta prendendo piede, e noi dovremmo essere pronti, grazie anche ai fondi del PNRR che arriveranno, ad essere pronti a progettare e a chiedere i finanziamenti per dare risposte, al di là anche dei turisti, anche dare risposte ai nostri concittadini, che hanno tutto il dovere di vivere e tutto il diritto, non il dovere, scusate, tutto il diritto di vivere in una città che comunque sia quanto più possibile accogliente, bella e fruibile da parte di tutti, insomma. Certo, Sindaco, io la ringrazio. Naturalmente incrociamo le dita per Chioggia, ma anche per Vicenza, naturalmente, perché appunto sono due le città venete che sono arrivate in finale. Peraltro è l'unica regione, il Veneto, che è riuscita ad arrivare con due città in finale, quindi vedremo poi chi la spunterà. Grazie a Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia. Un Bene, saluto. Grazie a tutti voi, vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie per l'opportunità che ci date, grazie a tutti. Grazie Sindaco, un saluto. Io saluto già anche il nostro prossimo ospite, Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio di Treviso. Appunto abbiamo visto prima il collegamento con Anna De Roberto, che peraltro tra poco si dovrà ricollegare per vedere come sta andando questa prima giornata di obbligo di Green Pass per entrare nei negozi.
diversi, ma non solo, perché ormai la certificazione verde serve anche per entrare alle poste, per entrare in banca e nei pubblici uffici. Capraro, le chiedo solo di pazientare un attimo perché abbiamo un break pubblicitario, subito dopo arriviamo da lei. Allora, linea alla regia pubblicitaria, state con noi. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Il mese di febbraio si apre senza novità sul nostro territorio, ancora bel tempo grazie all'alta pressione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, la grafica infatti evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti sarà proprio così, cielo sereno poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento, possibili deboli nevicate sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime intorno allo zero o di poco inferiori, un grado a Venezia, massime in aumento sui 10-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche nube al mattino sulle zone di pianura, a seguire tanto sole dappertutto. Temperature minime tra meno 1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, locali nevicate sui confini alpini. Temperature minime intorno a meno 2, meno 1 grado, massime sugli 11-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale prima edizione. Ringrazio Federico Capraro, che è presidente di Ascom Confcommercio, per essere con noi. Capraro, siamo un po' con qualche piccolo ritardo oggi, non è ancora collegata dal centro di Treviso Anna De Roberto. Se ha un secondo proprio da aspettare, ci chiede la linea la collega da Jesolo, Ilaria Marchiori, per una vicenda davvero singolare che si è appunto venuta a creare a Jesolo. Ilaria, buongiorno, che cosa è successo allora? Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Fondamentalmente è successo tutto in via delle Mura, in quelle che sono le case di proprietà del comune. Ebbene, un signore di 70 anni con alcuni problemi di salute è stato ricoverato per alcune settimane e nel frattempo il comune ne aveva approfittato per effettuare dei lavori di risistemazione, visto che si sta procedendo ai restauri di determinate palazzine comunali. E che cos'è successo in quelle settimane? Che una coppia, due persone, entrambi uomini, un italiano e uno straniero di circa 40 anni, hanno occupato l'appartamento del settantenne. In realtà non è stata un'occupazione che è durata giorni o sul generis di quelle che abbiamo visto in altre città, perché una volta che alcuni vicini hanno segnalato che cosa stesse accadendo agli agenti della polizia locale, una volta rientrato il proprietario, gli agenti della polizia locale hanno fatto uscire le due persone che avevano occupato il suo appartamento, che tra l'altro stavano dormendo, quindi le hanno svegliate, si sono scusate e se ne sono andate lasciando libero l'appartamento, che nel frattempo era anche stato sistemato dal comune. Quindi il settantenne che è tornato, che è uscito dall'ospedale, è potuto rientrare nel suo appartamento senza, diciamo, particolari disagi. Certo è che è una vicenda che lascia un po' di preoccupazione, un po' di amaro in bocca, l'idea di lasciare il proprio appartamento anche per qualche giorno, per qualsiasi possa essere il motivo, un ricovero in ospedale, anche una semplice vacanza, e pensare che venga occupato lascia abbastanza interdetti. Comunque dal comune hanno fatto sapere che la situazione si è risolta in velocità. Queste due persone
che hanno occupato l'appartamento, in realtà sono persone dei senza tetto che trovano dei rifugi di fortuna, conosciute anche dal comune, e che stanno comunque cercando di aiutare. Resta il fatto che comunque poi alla fine la situazione si è risolta senza particolari problemi. Ora magari c'è il timore, soprattutto da parte di questo signore, di uscire di casa per paura che il suo appartamento venga nuovamente occupato, però speriamo che non accada, perché anche i controlli dovrebbero essere più stringenti, proprio per evitare che accadano episodi di questo tipo. Ecco, se non ci sono altre domande, Marta, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio da Jesolo per questa vicenda davvero incredibile. Allora, ritorniamo a Treviso. Ora, a Treviso dicevamo di negozi. Federico Capraro, c'è ancora? Eccolo qua, ecco. Buongiorno, buongiorno. Chiedo scusa se siamo passati da una parte all'altra della regione. Allora, oggi è questa prima giornata, no, di obbligo di Green Pass anche per entrare nei negozi. Come sta andando e come l'hanno presa gli esercenti? Un aggravio, diciamo, ulteriore, o un'opportunità, diciamo, di garantire maggiore sicurezza all'interno delle proprie attività? Ma oggettivamente di tutto un po', perché è stata sicuramente presa con la responsabilità che ha contraddistinto l'attività degli esercenti, dei commercianti in questi ultimi 2 anni, che hanno sempre risposto sì, pronto, facciamo, provvediamo, interveniamo, anche con adempimenti che spesso oggettivamente non competevano alle singole attività. E quindi anche questa volta, con grande spirito di responsabilità, gli esercenti e i commercianti hanno detto sì, ci siamo per garantire prima di tutto i nostri clienti, coloro che fruiscono dei nostri servizi, perché così entrano sicuri in un posto sicuro. Ovviamente questo è un aggravio di tempi, costi, energie che servono, e è un ulteriore appesantimento in questo momento. Quindi di necessità si fa virtù, perché ovviamente si sperava in questo momento di non trovarsi in questa situazione, e perché comunque c'è l'opportunità di dire ai propri clienti: venite, vi controlliamo, perché così siete certi di essere sicuri in un posto sicuro, come ho detto prima. Ovviamente tutto questo insomma, è particolarmente pesante, e bisogna tener conto che se i dati che ci dicono sono corretti, tali per cui il 10% della popolazione non è vaccinata, è chiaro che il 10% di questa potenziale clientela non può entrare in queste attività. Quindi nel complessivo della situazione del momento c'è anche una perdita di clientela potenziale, di fatturato potenziale, dovuto appunto al fatto che viene richiesto un requisito che insomma, non è certamente abituale. Ecco, a meno che non abbiano però fatto un tampone, perché lo ricordiamo, è sufficiente il Green Pass base, no, per entrare, non quello, il super, no, per entrare nei negozi. Quindi se uno si fa il tampone può comunque accedere. Certamente, no? Ma anche questo non invita, nel senso che nei giorni, salvo che uno lo faccia ogni 2 giorni per la copertura delle 48 ore, nei giorni nei quali una persona che ha fatto quel tipo di scelta si tampona, sono i giorni nei quali può accedere a tutta una serie di servizi, può svolgere tutta una serie di attività. Certo, insomma è un non po' è che questo aiuti, un deterrente sicuramente, un deterrente, questo senza ombra di dubbio. Allora, Capraro, ecco, si è collegata adesso la collega proprio dal centro di Treviso, Anna De Roberto, che è con il sindaco anche della città, Mario Conte. Anna, buongiorno. Ecco qui.
Sì, Marta, buongiorno a te telespettatori. Ci ha raggiunto davvero, possiamo dirlo di corsa, sindaco. L'abbiamo intercettato, eravamo pronti a fare un collegamento qui alle nostre spalle, l'ingresso proprio dell'ufficio anagrafe. A partire da oggi, l'abbiamo già detto in tante forme, per entrare negli uffici pubblici è necessario avere almeno il Green Pass base. Noi questa mattina siamo venuti a controllare, alcuni cittadini non lo avevano, c'è da dire che si è trattato in ogni caso di cittadini stranieri, quindi che avevano anche dei problemi con il permesso di soggiorno. Per il resto tutto ha funzionato bene, c'era proprio una persona, una dipendente all'ingresso predisposta per il controllo, quindi insomma non si sono create neanche delle code, è andata bene questo primo debutto? Sì, è andata assolutamente bene, ringrazio ovviamente i cittadini che ormai sono entrati nella mentalità che il Green Pass è importante, ci consente in questo periodo dell'anno di essere comunque aperti, con gli uffici aperti, le attività aperte, i ristoranti aperti, i teatri aperti, i cinema aperti. Ovviamente dobbiamo farlo sempre con il Green Pass. Devo dire che ormai la stragrande maggioranza dei nostri cittadini ha deciso di fidarsi dello Stato, dell'istituzione, si è vaccinata e quindi in possesso di Green Pass, però non ci sono state particolari situazioni di polemica o di criticità. C'è stato appunto qualche cittadino, in alcuni casi se lo sono semplicemente dimenticati, ma potranno tornare nei prossimi giorni, quindi devo dire che insomma è andato bene il primo giorno. Ricordiamo ovviamente Green Pass base, quindi ad esempio alcuni negozianti ci hanno detto abbiamo mandato via qualche cliente, lo abbiamo invitato a ritornare magari scegliendo un giorno in cui una volta effettuato il tampone avrebbe organizzato tutte le compere, quindi anche eventualmente, perché poi qui si può accedere con appuntamento, quindi si può anche arrivare, anche chi non è vaccinato insomma può facendo il tampone accedere ai servizi. Sì, ci si può organizzare in modo abbastanza semplice, insomma uno si prenota il tampone e il giorno successivo può recarsi presso gli uffici comunali, però devo dire che ormai è l'ultimo, speriamo che sia l'ultimo sacrificio che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per dar continuità a questo a questa vita, a questa quotidianità che ci manca tanto e che solo grazie al vaccino oggi possiamo cercare di raggiungere. Quindi chiedo un piccolo sacrificio ai nostri cittadini, devo dire che però ormai la stragrande maggioranza ce l'ha e quindi voglio dire cambia poco tra esporlo o non averlo, quindi bene così. Io ringrazio la comunità perché si sono dimostrati anche in questo caso molto responsabili. Nella speranza, adesso insomma le parlo anche come presidente di ANCI, che queste restrizioni piano piano andranno ad allentarsi, no? Compatibilmente con il calo di contagi che stiamo vivendo. Lei sarebbe a favore anche di un allentamento proprio nel rispetto di questo buon andamento della pandemia? Sì, la prudenza non è mai troppa ovviamente, però devo dire che visti ormai gli ultimi episodi e soprattutto i dati che ci arrivano dagli ospedali, la pressione ospedaliera sta piano piano calando e credo che anche i nostri corpi si stiano cominciando ad abituare alla presenza di questo nuovo virus, quindi siamo in piena convivenza e quindi io sarei per cominciare a pensare a un alleggerimento delle misure restrittive, anche perché l'obiettivo che dobbiamo porci è quello di semplificare la vita, perché queste regole, le restrizioni che sono state importanti e necessarie in una prima fase oggi stanno un po' complicando e devo dire che siamo tutti un po' stanchi, quindi raggiunto il risultato della messa in sicurezza da un punto di vista sanitario della nostra comunità, oggi dobbiamo cominciare ad alleggerire un po' quelle che sono le regole proprio per spingere questa ripresa. Marta, avete domande da studio? Allora c'è in collegamento, noi abbiamo anche Federico Capraro, appunto in questa giornata particolare per Treviso come del resto per tutte le altre città. Voleva dire qualcosa al sindaco Capraro? Saluto il sindaco Conte che è sportivo e veloce non solo nell'abbigliamento e nell'attività ma in tutto quello che fa. Abbiamo bisogno di velocità nel cambiare le regole perché la situazione cambia velocemente, così come siamo stati troppo lenti, lo diceva Ricolfi nella notte delle ninfee, no? Nel chiudere quando c'era la necessità di chiudere ai tempi della seconda ondata che poi ha creato una serie di situazioni, ahimè, drammatiche, così oggi siamo troppo lenti nel riaprire, perché guardando agli stati oltre Alpe, agli stati stranieri, ci sono delle soluzioni, sono state adottate delle misure velocemente che hanno permesso di contenere i contagi e di portare comunque la comunità a vivere molto più
la normalità, il lavoro e tornare alle attività naturali. Insomma, accelerare nel ritorno alla normalità, Anna. Sì, accelerare nel ritorno alla normalità, dice Federico Capraro, cioè dobbiamo essere anche un po' veloci nel cambiare le regole in corsa. Sì, condivido pienamente, approfitto anche per ricambiare il saluto. Dobbiamo semplificare la vita ai nostri cittadini in un momento, come dicevo prima, dove gli aspetti sanitari sono stati messi in sicurezza e devo dire che proprio le associazioni di categoria erano tra quelle che si sono schierate accanto alle istituzioni quando era da chiedere dei sacrifici e anche chiudere le attività commerciali proprio perché c'erano dei timori e dei problemi legati al contagio. Oggi invece siamo in una situazione totalmente diversa. Grazie al vaccino possiamo cominciare a guardare al futuro con ottimismo e dobbiamo adeguare quindi l'allentamento delle misure restrittive perché oggi i cittadini ci chiedono di semplificare le procedure e credo che nella stragrande maggioranza dei casi ormai questo virus si manifesta con i sintomi di un raffreddore e quindi sempre grazie al vaccino possiamo davvero cominciare a riflettere a questo punto di vista. Sono convinto che anche il governo sta cominciando a pensare che sia arrivato il momento di cominciare a rallentare un pochino. Quindi sicuramente sarà, insomma, anche ha parlato anche come presidente Anci, no? Il punto di vista, la filosofia che seguirà anche il suo operato come presidente Anci, Marta. Grazie allora, grazie a Anna De Roberto e grazie al sindaco di Treviso Mario Conte per questo collegamento. Grazie a voi. Un saluto, ciao Anna, buon lavoro a te e al collega. Grazie, allora grazie, Capraro, sicuramente Capraro. No, dicevamo, come diceva il sindaco, c'è stata questa richiesta, no? Anche più volte sottolineata da parte dei negozianti che sono stati i primi, diciamo, a metterci la faccia, no? Lo possiamo dire sia da un lato che dall'altro. Ora forse è arrivato il momento davvero di iniziare questa convivenza che sia realmente una convivenza con il virus, pur con naturalmente tutte le dovute attenzioni che ormai conosciamo bene, no? Beh, sicuramente dobbiamo convivere e non soccombere, nel senso che ci sono una serie di attenzioni, ci sono una serie di regole, ma le regole, anche perché vengano rispettate, devono essere regole adeguate, proporzionate, devono essere di buon senso e devono andare comunque nella prospettiva di recuperare determinate situazioni, perché poi si cura un aspetto ma poi si creano dei danni in un altro. Ripeto, l'aspetto sociale dopo due anni di questa situazione non è un aspetto secondario neanche rispetto a quello sanitario attuale, che oggettivamente riporta dei numeri ben diversi dai drammi che abbiamo vissuto e che quindi devono far considerare anche altre soluzioni, come dicevo prima. In effetti in questa situazione tutti abbiamo sofferto, tutti ci siamo sacrificati, alcuni ci hanno messo la faccia, alcuni hanno rischiato molto di più, alcuni hanno sofferto molto di più. Per questo servono delle misure, dei sostegni che non devono più essere quello che abbiamo visto anche nell'ultima azione di un governo troppo distratto da questioni politiche, con degli interventi sui sostegni ter che sono assolutamente inadeguati e fuori luogo. Se pensiamo che ci sono delle attività, penso alle discoteche che sono ancora chiuse, penso a tutto il settore del turismo che è formalmente aperto ma non può lavorare, e penso anche a tutta un'altra serie di attività di servizi vari. A parte questo, c'è comunque una situazione che non porta le persone a questo ritorno della quotidianità. È vero che stiamo andando incontro alla bella stagione, è vero che il sole poi si porta via anche un po' di virus, oltre che a portare dell'entusiasmo come abbiamo visto la scorsa estate, ma noi dobbiamo creare delle condizioni per convivere con queste situazioni che non saranno magari più così pesanti, ma che dobbiamo pensare possano avere, chiedo scusa dell'interruzione, dobbiamo pensare possano avere una durata più lunga e anche un ritorno nel prossimo periodo invernale, per cui adottiamo altri sistemi, perché
questo quello che stiamo facendo, ripeto, non risponde alle esigenze attuali. Ecco, volevo farle un'ultima domanda a tal proposito, relativo all'indagine di ieri della Guardia di Finanza, perché lei accennava prima ai ristori, naturalmente doverosi e importantissimi per tante aziende, però è emerso proprio nel nostro territorio come alcuni imprenditori abbiano un po' fatto i furbetti, no? Ed abbiano quindi approfittato senza averne titolo di questi aiuti. Diversi peraltro erano proprio nel settore del commercio, dei pubblici esercizi in particolare, magari peraltro sottraendo questi fondi a chi ne aveva realmente diritto e grandissima necessità. Benvengano i controlli, anche se ex post, come è normale che succeda, per cui benvengano questo tipo di interventi. Certo che questo nasce da una valutazione al monte che forse non è esattamente corretta, che è quella della distribuzione a pioggia di interventi. Oggi che siamo sottoposti a dei controlli telematici in tempo reale, per cui l'Agenzia delle Entrate sa ora per ora, giorno per giorno, grazie ai sistemi di fatturazione elettronica, dello scontrino elettronico, quali sono i numeri di fatturato delle singole attività, semplicemente con un click. Non si capisce perché il sistema che è stato adottato non è stato quello del verificare in tempo reale, telematicamente, l'andamento dei fatturati e quindi intervenire solo a sostegno di quelle imprese che effettivamente presentavano dei numeri, dei cali di una certa importanza tale da giustificare il sostegno. Ma quando si va per codici Ateco non è un ragionamento, lo abbiamo sempre detto, corretto, perché all'interno di codici Ateco ci sono realtà imprenditoriali della stessa tipologia che vivono situazioni completamente diverse. L'esempio che riportavamo, se vi ricordate, era quello dell'albergo al mare rispetto all'albergo in città d'arte. La stagione per gli alberghi delle spiagge non è stata certamente la stagione degli alberghi delle città. Cosa voglio dire? Hanno lo stesso codice Ateco, partecipano alle stesse logiche. No, sono dinamiche completamente diverse. Per cui in un contesto così diversificato, così frammentato, credo che gli interventi devono essere adottati, oggi che abbiamo le tecnologie, oggi che abbiamo la strumentazione, con un altro sistema. Certo, poi, gli strumenti ci sono e quindi, certo, e quindi non è questo il momento per fare i furbi a danno di nessuno. Certo, io la ringrazio davvero Capraro per essere stato con noi. Grazie, una buona giornata, Marta, e un buon lavoro a Federico Capraro, presidente di Ascom Treviso. Un saluto, grazie. E noi ora andiamo a Padova perché abbiamo in collegamento la collega Chiara Gaiani con tutti gli aggiornamenti della giornata dalla Città del Santo. Buongiorno Chiara. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Tutti i telespettatori, la Città del Santo si prepara a vivere un momento davvero molto significativo, molto importante, molto intenso. Alle 14.30 nella Basilica del Santo l'ultimo saluto a Carlo Alberto Conte, il ragazzo di soli 12 anni che è morto dopo aver partecipato alla sua prima corsa campestre. Ricordiamo, insomma, il malore è avvenuto a Vittorio Veneto. Lui purtroppo è stato, nonostante gli immediati soccorsi, martedì aspirato all'ospedale di Treviso. Adesso appunto tutta la città si prepara a salutare questo dodicenne che correva per i colori delle Fiamme Oro di Padova. Ci saranno, oltre alla famiglia, anche i compagni di classe, i compagni di atletica, chi gareggiava con lui, chi stava godendo quel momento felice, la prima corsa per lui e per tutti i compagni che si erano avvicinati a questo sport proprio da novembre, quindi da pochi mesi.
Una morte però che potrebbe avere un significato particolare, perché la generosità di Carlo Alberto e della sua famiglia sta permettendo delle indagini sul cuore di Carlo Alberto per cercare appunto di cogliere quei minimi significati, quei minimi tracciati all'interno degli esami che i ragazzi fanno prima di partecipare alle attività sportive, che possano determinare dei campanelli d'allarme, perché tragedie come quella che si è consumata a Vittorio Veneto e che sta colpendo davvero tutta la comunità non si ripetano più. Ecco, ci sono anche altre notizie, Chiara, in particolare una della quale si è dibattuto anche in Consiglio Comunale ieri, relativa a Prato della Valle, alle statue di Prato della Valle. Lo confermo, è arrivato il via libera con una alla mozione che era stata presentata da due consiglieri di maggioranza, Pillitteri e Colonnello, quindi a Padova è stata approvata la mozione, ci saranno quindi anche delle statue di donna in Prato della Valle, si vedrà appunto nei prossimi mesi come, probabilmente si utilizzeranno i due pilastri, insomma, ma su questo sappiamo che l'assessore Colasio, l'assessore alla cultura del comune di Padova, ha più di qualche punto di domanda. Sicuramente si ricorderà Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata, una padovana davvero eccellente. Ecco, è un primo passo, insomma, per su quello, insomma, che è stato un dibattito davvero molto molto acceso in città, un dibattito che ha addirittura superato i confini non solo di Padova, del Veneto, dell'Italia, ma addirittura è stato dibattuto a livello internazionale. Non solo però Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, ma anche padovane eccellenti, altre padovane eccellenti, quindi insomma si continuerà a parlare molto. In Consiglio Comunale comunque la mozione ha ottenuto una larghissima maggioranza con 19 voti favorevoli, una mozione che, notizia così di dettaglio, è stata approvata, pensate, all'1:30 di notte. Ecco, un ultimo aggiornamento da Padova è quello di una notizia di cronaca che è stata appunto comunicata proprio poco fa, no? Sì, sì, è una notizia che arriva dalla questura e di cui insomma vi daremo conto nei notiziari di questa sera. È stato arrestato un 17enne con l'accusa di violenza sessuale, infatti si riferiscono all'inizio dell'anno, sono stati commessi in zona San Carlo, siamo in un quartiere Arcella, il ragazzo si è avvicinato a una donna molestandola pesantemente, grazie alla descrizione fornita dalla vittima gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a identificare questo ragazzo, che era tra l'altro già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Treviso. Grazie Chiara, grazie e buon lavoro a te e ai colleghi della redazione di Padova. Un saluto, ciao. Ecco, ora chiedo alla regia se abbiamo in collegamento Anna Maria Parisi, perché poco fa chiedeva la linea per gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia, sul lavoro che si è verificata questa mattina, lo dicevamo nel corso del nostro telegiornale, questa mattina a Fusina all'interno dell'azienda Ecoprogetti ha perso la vita un operaio di 50 anni. No, non c'è ancora Anna Maria Parisi, fatemi sapere insomma se si ricollega e anche se arriva il nostro prossimo ospite, Franco Polato del SILB, il sindacato italiano locali da ballo, perché abbiamo sentito che tra i provvedimenti, i nuovi provvedimenti che sono stati decisi proprio ieri sera dal Consiglio dei Ministri, c'è anche quello relativo alla riapertura delle discoteche, dei locali da ballo, che potranno riaprire l'11 di febbraio, accogliendo quindi in sostanza quello che era stato l'appello dei gestori di poter aprire prima di San Valentino, così da poter diciamo sfruttare questa festività sentita particolarmente insomma dai giovani, per poter ricominciare a lavorare appunto con San Valentino.
Quindi vediamo se si collega Franco Polati. Nel frattempo vediamo anche quelli che sono i bollettini i numeri del bollettino del contagio di oggi, relativo appunto ai dati che sono stati comunicati da Azienda Zero. Dicevamo appunto di un costante calo dei contagi, anche se ieri il numero di contagi era stato molto più basso, ma lo sappiamo insomma che il lunedì risente sempre dell'effetto del weekend e del calo del numero dei tamponi. Ecco dunque, lo vediamo insieme con l'aiuto della grafica, il Veneto registra nelle ultime 24 ore 16.045 nuovi contagi Covid, un dato che sembra quindi confermare la lenta discesa della fase epidemica. Il martedì infatti è solitamente la giornata con i dati che risentono del trascinamento dei tamponi che non sono stati processati la domenica. Ieri appunto dicevamo c'erano stati soltanto 4.877 casi. Purtroppo però è pesante il bilancio delle vittime, 31 morti in più rispetto a ieri, per un totale di ben 13.210 vittime in Veneto dall'inizio della pandemia. Ma insomma, ormai in questi due anni di pandemia abbiamo imparato a capire che il dato della mortalità è quello che scende sempre per ultimo, visto che appunto i decessi si riferiscono a contagi che si sono verificati diverse settimane prima. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, lo vediamo appunto, gli attualmente positivi in Veneto sono 216.210, un numero quindi in forte calo rispetto a ieri che erano 31.303. Il dato degli ospedali invece segna un inaspettato incremento dei ricoveri in area medica, che aumentano a 1.839-41 in più rispetto a ieri, mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece quelli che sono i dati relativi alla vaccinazione, li state vedendo appunto man mano nel corso della nostra diretta, stiamo assistendo ad un rallentamento della campagna vaccinale che va fisiologicamente insomma diminuendo. Ieri sono state somministrate meno di 30.000 dosi, solo 1.786 le prime inoculazioni, 3.400 quelle di completamento del ciclo primario e 24.395 le dosi addizionali o booster. Vedo che ora abbiamo in collegamento la collega Anna Maria Parisi da Fusina per tutti gli aggiornamenti relativi alla ennesima tragedia sul lavoro che si è registrata nel nostro territorio. Buongiorno Anna. Sì, eccoci nuovamente in onda insieme Marta. Dunque, per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, ancora non si sa molto sulla persona purtroppo deceduta sul posto di lavoro. Sappiamo, ripeto, come già detto, che è un operaio, un tecnico specializzato della ditta OMD che da tempo opera in appalto qui presso l'ecoprogetto che fa capo a Veritas, e si stava occupando, questa persona tra i 40 e i 50 anni, si stava occupando di allestire all'interno di un capannone che si trova alle mie spalle, adesso cerco di inquadrarlo, ecco, si stava occupando di allestire un ponteggio quando per cause che appunto sono al vaglio degli inquirenti è caduto all'indietro, perdendo quindi l'equilibrio e precipitando da un'altezza di circa 4 metri. Si trovava all'interno appunto di questo capannone che c'è alle mie spalle, dove stava allestendo questo ponteggio,
E appunto è da verificare come mai abbia perso l'equilibrio, forse una distrazione, forse non è un dettaglio per cui si sta vagliando appunto come procedere. Dal Tribunale ci è arrivata comunicazione che sembra la dinamica comunque sia chiara per quanto attiene il magistrato, che quindi sembra non verrà, però parlo al condizionale perché le notizie si rincorrono di ora in ora, di minuto in minuto. E abbiamo visto che sono uscite da poco sia la macchina dello Spisal sia quella della ULS 3 Serenissima, ancora però la salma si trova ancora qui in vita. Ecco, però adesso abbiamo visto, scusate mentre sto parlando con voi, cerco di girarmi perché magari sono anche... Adesso è arrivata, dovrebbe uscire a breve la salma perché come vedete sta entrando adesso in questo momento, sta entrando proprio la compagnia di imprese funebri che è venuta a recuperare la salma di questa povero operaio. Eccola qua, la vedete? Ecco. E quindi adesso sono venuti per portare via la salma e quindi il magistrato non arriverà. Eccola qui. Il magistrato non arriverà e... Ecco Anna, allora io vi lascio lavorare in questi momenti, insomma, davvero drammatici purtroppo per questa ennesima tragedia sul lavoro che si è verificata nel nostro territorio. Naturalmente tutti gli aggiornamenti su questa notizia di cronaca nel corso del nostro TG di Venezia in onda come sempre questa sera a partire dalle 19. Grazie ad Anna Maria Parisi, buon lavoro Anna. A più tardi. Grazie. Allora noi dicevamo, ecco, vedo che ce l'abbiamo ora in collegamento, il nostro prossimo ospite Franco Polato del SILB per parlare appunto di locali da ballo, per parlare di discoteche, perché dicevamo appunto nell'ultimo provvedimento del Consiglio dei Ministri di ieri sera è stato appunto deciso di riaprire i locali da ballo, cioè di tenerli chiusi per altri 10 giorni. E poi l'11 di febbraio riaprire le danze in vista anche appunto della festività di San Valentino. Polato, voi operatori del settore, come state vivendo queste giornate? Stiamo vivendo malissimo perché è un disagio il fatto di non poter lavorare ormai da quasi 20 mesi, perché a parte la pausa che abbiamo avuto, la possibilità di lavorare a ottobre, poi a il 24 dicembre purtroppo dello scorso anno siamo stati interrotti, veniamo da 20 mesi in attività, per cui stiamo parlando veramente di una categoria allo stremo delle proprie forze e la possibilità di tornare a lavorare per noi è sostanzialmente fondamentale, perché gli aiuti che sono arrivati sono stati delle briciole e noi chiediamo di poter tornare a lavorare in sicurezza con delle regole che ci consentano di poter lavorare, perché le ultime regole che abbiamo lasciato il 24 dicembre prevedevano il distanziamento all'interno dei locali di 2 metri, non si poteva fare servizio al banco bar, quindi c'erano alcune restrizioni che ci costringono parecchio e ci penalizzano. L'importante è che l'11 poi noi possiamo iniziare a riprogrammare e riaprire le nostre attività. Ecco, diciamo, il governo ha accolto un po' però quella che è stata la vostra richiesta, no? Sostanzialmente di poter aprire almeno prima di San Valentino, quindi di concedervi se non altro questa festività per poter in qualche maniera cominciare a recuperare un po' quanto è stato perduto, per ricominciare pian piano a ritornare alla cosiddetta convivenza con il virus. Certo, che abbia accolto il nostro invito, cioè, sì, relativamente, nel senso che noi abbiamo fatto diverse pressioni
a Roma, perché siamo chiusi per decreto e ci spettano eventualmente dei sostegni, perché nel momento in cui uno è chiuso per decreto, voi capite benissimo che un'azienda che è chiusa per 20 mesi deve avere delle risorse per poter andare avanti, e questo era quello che noi ci aspettavamo. A dicembre poi, visto la curva, e per carità anche noi al primo posto mettiamo sempre la salute dei nostri utenti e comunque la salute pubblica sicuramente, però il bivio era: noi continuiamo a rimanere chiusi, però adesso basta briciole, perché effettivamente in zone a vocazione turistica come la nostra il contenuto della discoteca, della notte, dell'intrattenimento è un contenuto importante, e se continuiamo così già gran parte delle aziende poi saranno costrette a chiudere, insomma non riusciamo più a sopportare i costi, e ripeto, quelli che ci sono arrivati sono state delle briciole, sono state delle inezie, non ci hanno consentito di portare avanti, diciamo, se non avessimo avuto dei fondi, se non avessimo dovuto attingere a dei finanziamenti. Ecco, ma sul fronte ristori un'ultima domanda proprio con una risposta breve. Ora voi che cosa vi aspettate? Perché questo, insomma, no, un po' il nodo fondamentale. Lei dice basta briciole, abbiamo bisogno di questi sostegni visto che siamo chiusi per decreto. Certo, erano 30 milioni, abbiamo scoperto poi che una volta che il governo per noi invece da 30 milioni erano diventati 20 milioni di euro destinati a 2.900 più o meno realtà. E stiamo parlando dai 12.000 ai 15.000 euro per entità. Voi capite bene che con 12-15.000 euro una delle nostre aziende è più o meno il costo al mese tra bollette, tra canoni di locazione e quant'altro, quindi sono arrivati veramente le briciole. Noi abbiamo chiesto di aprire, ma non ci dimentichiamo il fatto che dobbiamo avere anche degli altri sostegni, perché, ripeto, aprendo abbiamo perso 2 anni di lavoro, quindi abbiamo perso 2 stagioni di lavoro e sono veramente molto pesanti. Certo, io la ringrazio Franco Polato per essere stato con noi, buon lavoro a partire dall'11 di febbraio, speriamo che sia davvero la volta buona, un saluto. Speriamo. grazie, a presto, arrivederci, grazie. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e subito dopo andiamo a Vicenza per parlare con il sindaco Francesco Rucco della candidatura di Vicenza capitale italiana della cultura 2024. Il capoluogo iberico è arrivato in finale. A tra poco, pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dicevamo Vicenza, andiamo dal sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Sindaco, buona giornata, grazie per essere con noi. Buona giornata, grazie a voi per l'invito. Allora, Vicenza in finale, arrivata in finale, capitale della cultura 2024, assieme a Chioggia, altra città veneta, delusione purtroppo per Asolo che non ce l'ha fatta, comunque anche insomma il capoluogo iberico è entrato in questa rosa delle 10 città finaliste che ora sono chiamate a questo sprint finale, no, per riuscire a vedere chi riuscirà a arrivare alla conquista di questo importante riconoscimento. Sindaco, su che cosa puntate maggiormente proprio per riuscire ad arrivare in vetta? Beh, innanzitutto su un dossier che è particolarmente approfondito e valorizza tantissimo il nostro territorio. Noi abbiamo lavorato non come città di Vicenza, ma come comuni del territorio della provincia di Vicenza. Pensi che sono 96 comuni coinvolti in questo progetto, Vicenza e Bassano naturalmente sono i comuni più grandi, e quindi abbiamo parlato proprio del termine dell'inclusione, no, del territorio. Dall'altra, oltre ai produttori culturali, abbiamo messo in asse tutto il sistema iberico, il sistema vicentino, che quindi riguarda le nostre imprese, perché Vicenza è terra di impresa. E il terzo settore, quindi la parte del sociale, la parte ovviamente anche della diocesi, dell'organizzazione di carità e di supporto alle persone,
sul tema dell'inclusione sociale, che è l'altro tema forte di questo bando. E quindi tutti messi insieme abbiamo creato un dossier che spiegheremo alla Commissione il 4 marzo e sul quale stiamo cominciando a prepararci proprio per l'audizione. Ecco, la cultura è una bella innovazione, è il titolo, no? Con il quale avete accompagnato questo, questo dossier. Che cosa significa? Perché innovazione? La correggo, è invenzione. Ah, la cultura è una bella invenzione. Ah, invenzione. È un termine che Andrea Palladio riprende nei suoi 4 libri sull'architettura, che come sapete furono un punto di riferimento anche per la politica americana quando si sviluppò ancora nell'Ottocento la trasformazione del paese americano sulla base anche delle architetture palladiane. E quando parla di invenzione, Palladio parlava di costruzione. Un esempio è la Basilica Palladiana o il Teatro Olimpico. Sono due belle invenzioni. Per lui le invenzioni erano le costruzioni. Quindi noi prendiamo sostanzialmente tutta una serie di invenzioni, tra cui anche la nostra Basilica, il Palazzo Thiene, che abbiamo di recente comprato dal fallimento della Banca Popolare di Vicenza, che è nuova sede museale, e l'apriamo come produttori culturali alla città. A fianco a questo ci sono le altre invenzioni, quelle del mondo del sociale, quelle delle nostre imprese, che sono imprese che inventano e fanno dell'invenzione un punto di riferimento nella loro attività quotidiana. Quindi tutto questo sistema che lavora insieme mette a conoscenza chi visiterà Vicenza nel 2024 di una realtà che è una realtà in realtà cosmopolita, quindi una realtà che è aperta al mondo e che lavora con il mondo tutti i giorni. Vicenza è la seconda città provincia d'Italia per l'export. Noi abbiamo imprenditori che girano tutto il mondo e portano l'Italia nel mondo. Ecco, diventare capitale della cultura, che cosa significa per una città e che cosa significherebbe per una città come Vicenza? Una città e un territorio, perché appunto dicevamo, no, sono coinvolti anche tutti i comuni dell'area iberica. Esatto, e Vicenza se fosse capitale del 2024 naturalmente permetterebbe a questa realtà del territorio, spesso schiacciata magari da Venezia o da altre città venete come Verona, di farsi conoscere nel mondo a livello quindi internazionale. È già conosciuta e molto apprezzata, comincia a crescere, i turisti nonostante il periodo di pandemia sono in netta crescita rispetto anche ai dati del 2019, e quindi la volontà è di far conoscere meglio la nostra città, il nostro territorio, che vede cultura, vede inclusione, vede ospitalità, vede turismo e vede anche aspetti che sono quelli legati all'enogastronomia, ad esempio la cultura culinaria, che non è da sottovalutare, perché in Veneto, come in tutta Italia naturalmente, si mangia e si beve bene, no? Il prosecco ad esempio a Treviso ne è un esempio. Senz'altro, e stiamo vedendo come siano proprio questi aspetti ormai diventati fondamentali, no? Anche in quella che è la forma dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica, di come moltissimi anche stranieri tengano veramente in considerazione anche questi aspetti dell'ospitalità di un posto, oltre naturalmente alle bellezze artistiche, in questo voglio dire, no? Vicenza ne ha da vendere. La Vicenza è la terra del Palladio, noi non abbiamo però voluto creare un dossier su Palladio. Palladio è stato il punto di partenza da dove si è sviluppato poi il progetto, che faremo conoscere anche meglio nelle prossime settimane, per esigenze di gara l'abbiamo tenuto un po' riservato. Adesso lanceremo, magari ci risentiremo, così vi darò anche qualche elemento in più sul dossier specifico. E dal punto di vista non solo delle bellezze architettoniche, artistiche o dell'enogastronomia, noi punteremo anche ad esempio sul turismo religioso, che è un turismo dove il pellegrinaggio di Santiago, no? di Compostela, dove vanno milioni di persone ad affrontarlo, Vicenza ha come provincia dei luoghi, vediamo Monteberico, il turismo religioso che può intersecare il turismo culturale e quello enogastronomico, quindi tutta una serie di offerte culturali e turistiche che messe insieme faranno della città
una città ospitale e all'altezza della situazione. Ecco, approfitto a farle una domanda, visto che di turismo si parla, relativo al periodo contingente, no, che stiamo affrontando. Purtroppo le città d'arte in particolare sono quelle che hanno pagato e stanno ancora pagando uno dei prezzi e uno dei tributi, insomma, più pesanti alla pandemia, no? Vicenza, come sta andando? Quali sono le preoccupazioni che lei come sindaco recepisce, insomma, dagli operatori del settore? Ma noi abbiamo avuto un ottimo momento dalla primavera fino all'autunno, direi fino a Natale. Dopodiché c'è stata una flessione sulla presenza turistica, in particolare presso gli alberghi. Devo dire che va riconosciuto a questa amministrazione il coraggio di aver lanciato a dicembre, di avere in corso una mostra importante sugli 500 vicentino, che sta avendo un ottimo successo di presenze nonostante le limitazioni Covid, nonostante la necessità del Green Pass per l'ingresso, e sta dando grandi soddisfazioni nei numeri. Sono convinto che nelle prossime settimane, si terrà sicuramente fino ad aprile, forse con una piccola proroga a maggio, avremo una crescita esponenziale di presenze, perché con la diminuzione della pandemia, il miglioramento della situazione dell'ondata Covid, sono sicuro che i vicentini, ma i turisti in generale, arriveranno anche da fuori paese. Abbiamo avuto presenze da europei, ma anche da americani, da stranieri, quindi siamo convinti, siamo ottimisti di aver investito bene anche su questa mostra. Ecco, bisogna dire anche una cosa, no, Sindaco, che forse in questo periodo di pandemia gli italiani in generale hanno riscoperto l'Italia, i veneti hanno riscoperto e stanno riscoprendo il Veneto, perché magari si fa la vacanza di prossimità, il viaggio, il fine settimana, quindi anche a livello regionale, no, c'è un molto, molto fermento e molta riscoperta di quelle che sono le bellezze e le eccellenze del nostro territorio, che il mondo intero ci invidia e che magari noi stessi conosciamo poco fino a non molto tempo fa, tratti da mete magari più lontane. Sì, abbiamo fatto di necessità virtù, come si dice, cioè abbiamo valorizzato i nostri territori. Devo dire che siamo stati anche pronti a fare delle offerte culturali e turistiche importanti, le mostre ne sono un esempio, ma in realtà anche d'estate abbiamo varie destinazioni, dalle spiagge in Veneto fino alle nostre montagne, che sono bellissime, a partire dalle Dolomiti, ma passando anche qui a Vicenza per l'altopiano di Asiago. E i vicentini e i veneti hanno riscoperto la propria regione. Devo dire che hanno riscoperto anche l'Italia, perché io stesso con la mia famiglia sto privilegiando le destinazioni nazionali. A Pasqua porterò le mie figlie piccole a scoprire Roma, quindi è giusto investire anche sul nostro territorio per aiutare i nostri operatori del settore, che sono in difficoltà e vanno sostenuti. Questo è importante. Poi ne approfitto, se ho un minuto, per invitare tutti i veneti a Vicenza a visitare in Basilica Palladiana questa bellissima mostra sul 500, che sta attirando tantissime persone, quindi veneti e non veneti, comunque ospiti e invitati a Vicenza per visitare le bellezze vicentine, la mostra, ma soprattutto anche mangiare bene, perché si mangia anche bene qua a Vicenza. Senz'altro, abbiamo ancora veramente un minuto. Volevo chiudere con lei, Sindaco, facendole una domanda politica. Non può, lei è un sindaco di centrodestra, non posso chiederle una considerazione sull'elezione e la lezione, diciamo, che ci è arrivata dall'elezione del Presidente della Repubblica, alla luce anche di quello che è il risultato del sondaggio che è stato lanciato ieri sera da Ferdinando Avarino nell'approfondimento politico Ring. Lega dopo il Quirinale, finita la leadership di Salvini, bene, i telespettatori hanno risposto per il 78,6% sì, il 21,4% no. Quindi, insomma, ha segnato un po' il crollo, sono le macerie del centrodestra quello che restano dopo questa elezione. Ma guardi, io, allora, se avessi dovuto fare una scommessa, avrei scommesso prima dell'elezione Draghi Presidente del Consiglio e Mattarella Presidente della Repubblica, in una proroga per un periodo di tempo limitato. Non credo che Mattarella rimarrà lì fino al settimo anno, credo che lo rimarrà lì almeno massimo per un paio d'anni, il tempo di dare stabilità al Paese, perché ne abbiamo bisogno. In questo momento c'era da dare stabilità al Paese.
al Paese, e quindi era giusto puntare sulla conferma soprattutto di Mario Draghi al Presidente del Consiglio. Io lo dico da sindaco perché la gestione del PNRR va fatta bene, con attenzione, non si può sbagliare perché si perdono risorse e non ci sono prove d'appello. Per quanto riguarda Matteo Salvini, non ha bisogno naturalmente della mia difesa d'ufficio, ma è un politico navigato. Io non credo che sia finita la leadership di Matteo Salvini in Lega. Sicuramente è normale che ci siano delle tensioni. Io credo che nel 2023 il centrodestra andrà compatto alle elezioni politiche del febbraio-marzo 2023. Questo prevedo, magari mi sbaglierò, ma magari ci risentiamo per allora per vedere se imbrocco anche questa. Grazie allora, grazie al sindaco di Vicenza, Rucco, grazie per essere stato con noi. E grazie naturalmente a voi. Ci risentiremo allora con gli aggiornamenti su questo dossier in vista appunto dell'appuntamento del 3 marzo. Un saluto e grazie a Francesco Rucco. Buona giornata e buon lavoro. Naturalmente io ringrazio anche tutti voi telespettatori per averci seguito e essere stati con noi in questa lunga diretta quotidiana. Un buon pomeriggio, arrivederci.